penetrazione del crimine organizzato nelle regioni settentrionali e in particolare nella regione Lombardia, che risulta da molti indicatori come il primo fronte esterno alle quattro regioni meridionali di storico radicamento del crimine organizzato per le organizzazioni criminali, in particolare per l'andrangheta calabrese. Ecco, quando noi vediamo una città come quella di Milano impegnata in uno sforzo importante che è fortemente intriso da cultura anche della responsabilità sociale dell'impresa, come i temi dell'Expo 2015, nutrire il pianeta, abbiamo immediatamente anche un aspetto importante: come evitare che i grandi lavori di preparazione delle infrastrutture divengano un terreno dove la forte penetrazione delle organizzazioni criminali in alcune fasce dei lavori edilizi trovi un lauto banchetto. Sono solamente due esempi per far capire come una cultura delle regole e della legalità, che oggi è a mio avviso uno dei fronti principali con cui gli operatori economici si confrontano nel proprio ruolo di soggetti capaci di imporre dei valori condivisi alla società, si confronta, ecco, ha dei risvolti molto immediati, pratici e precisi, su cui spero che anche la discussione di oggi trovi una riflessione importante. Vi ringrazio e vi auguro buon lavoro. Buongiorno a tutti. Io è la seconda volta che intervengo a questa importantissima iniziativa e, ascoltando le parole del prorettore Michele Polo, mi tornano un po' alla mente le considerazioni che a distanza di un anno hanno fatto crescere questa iniziativa legata alla sostenibilità, e anche come Regione abbiamo affrontato questo tema in termini assolutamente concreti e pragmatici, anche un po' per demitizzare molte delle resistenze che spesso vengono attribuite al tema della sostenibilità. Ci si confronta spesso in termini strettamente politici da una parte con l'esigenza di introdurre elementi legati alla sostenibilità, alla responsabilità sociale d'impresa, declinandola con tutto quello che rappresenta l'elenco delle indicazioni che sono state indicate dal prorettore, cioè quella di una sorta di corresponsabilità di fronte a tutta una serie di condizioni che sono state indicate, l'infiltrazione di aziende che possono entrare nel nostro territorio di origine malavitosa, tutto il tema legato all'ambiente, il grande tema, diciamo, della competitività, che è un elemento che spesso viene richiamato quando la politica e le istituzioni vengono sostanzialmente sollecitate sul grande tema della competitività. Da un lato, se si allarga la prospettiva, si ha sempre di fronte questi due poli: il nostro sistema produttivo, spesso in difficoltà, soprattutto per quanto riguarda alcune questioni legate alla burocrazia, il rapporto con l'ambiente, il rapporto con la pubblica amministrazione, e i nostri maggiori competitor, che della responsabilità sociale evidentemente poco hanno a che fare. Parlo di un mondo globalizzato in termini non polemici ma realistici di come si intende la concorrenza quando si affronta un paese come la Cina, che in tante occasioni ha fatto del dumping sociale e ambientale un elemento di competitività, al di là dei numeri assoluti rispetto a un sistema produttivo che, ricordo di essere stato in Cina nell'ottobre scorso accompagnando una delegazione di imprenditori lombardi su un progetto di internazionalizzazione, potete capire che confrontandoci con la Camera di Commercio di Shanghai e dall'altra parte c'era solo la Regione Lombardia, solo dei numeri iniziali e della struttura economica il confronto era difficile. Da un lato la nostra regione con 9 milioni e mezzo di abitanti, Shanghai 18 milioni, noi 823 mila imprese, sostanzialmente micro, quindi al di sotto dei 10 dipendenti, là
350.000 imprese solo nella città di Shanghai, considerando tutte le società sotto i 50 dipendenti non nell'elenco delle società indicate dalla Camera di Commercio, con un'economia sostenuta dal pubblico. Quindi quando vengono posti questi numeri, che anche sul piano psicologico rappresenta una grande sfida, spesso fino a qualche anno fa, quando l'economia ci diceva che il nostro paese era un paese destinato al declino perché mantenendo la produzione non guardava i modelli finanziari ai grandi paesi del nord Europa, l'abbiamo sentita tutti, e che c'era modellizzato un rapporto dove qui doveva rimanere la finanza e la ricerca e la produzione portata nei paesi del terzo mondo. La crisi ha messo a nudo un dato, che questo è il secondo paese manifatturiero d'Europa, la Lombardia è la 29esima economia del mondo, e come può oggi, in termini istituzionali, dare una risposta concreta a questo confronto che sembra veramente impari. Uno dei temi è proprio la sostenibilità. Paradossalmente la sostenibilità oggi è un elemento di qualità del prodotto che permette alle nostre nicchie di mercato di essere ancora competitive, addirittura indipendentemente dal contenuto tecnologico. Cioè il fatto che si continui ad investire in ricerca e innovazione è importantissimo, questo è significativo. 3 settimane fa ho partecipato a un'assemblea promossa da Confindustria con i consoli lombardi che sono qui a Milano per promuovere la nostra impresa. Usciva un dato che pur la Lombardia, essendo una regione fortemente votata all'internazionalizzazione e alla produzione, gli investimenti in ricerca e innovazione erano modesti. In realtà, se si legge quel dato in termini non economici, si scopre che le nostre imprese stanno in piedi, offrono dei prodotti competitivi perché innovano attraverso modalità spesso non rilevabili economicamente. Un rapporto quindi con la sostenibilità, quindi con la responsabilità sociale di impresa che vede, e lo conferma un viaggio che sto facendo ogni giovedì all'interno di visite che faccio nelle imprese piccole, medie e grandi, non c'è un imprenditore che non consideri il proprio valore, il valore dei propri dipendenti. Il valore aggiunto che si ha responsabilmente, ma anche in termini soprattutto economici, di mettere i propri dipendenti nelle migliori condizioni per lavorare e produrre in termini assolutamente produttivi. Quando nel titolo che avete proposto, sostenibilità dalla creazione alla distribuzione del valore, il termine creazione io lo declino come creatività, cioè condizione che mette il datore di lavoro e il suo dipendente spesso nella condizione di concorrere a migliorare processi produttivi e prodotti in termini di innovazione continua, spesso indipendentemente dal valore assoluto economico dell'investimento in termini di innovazione e sviluppo. Questo non è sostanzialmente un valore romantico, diciamo, della politica, perché poi soprattutto in questo periodo dove si sono forti i tagli alla finanziaria uno rischia di essere frainteso. Parliamo di altro e non delle risorse economiche. In realtà era proprio perché dentro all'esperienza che stiamo portando avanti oggi sempre di più notiamo, e la Regione Lombardia in termini concreti sta andando in quella direzione, dove il nostro grado di competitività è legato non solo al valore del prodotto in sé, ma anche dalla riconoscibilità di chi lo produce e il luogo dove questo prodotto viene proposto. C'è una sorta, nelle linee guida del programma regionale di sviluppo, una sorta di definizione di un brand territoriale, soprattutto legato alle grandi sfide che oggi il nostro sistema produttivo sta affrontando, quello della costituzione delle reti di impresa, allargando sempre di più
la dimensione del cluster, cioè di lavorare insieme, complementando conoscenze e competenze per proporsi su mercati internazionali più organizzati. Cioè è fallita l'idea delle grandi aggregazioni in termini di fusioni. Oggi il nostro sistema produttivo si sta ripensando come valorizzare il singolo dentro un sistema organizzato di imprese che vanno più lontano, ma che sono riconoscibili non solo sul prezzo e sulla qualità del prodotto, ma sono riconoscibili perché vengono da un territorio che ha una certa cultura, che ha un rapporto con le proprie dipendenze assolutamente unico e irripetibile. L'unico modo per superare quella confronto con quei nuovi partners, diciamo che troviamo in un mondo globalizzato in termini di competitività, che sono la Cina, l'India, il Brasile, paesi che fino a qualche anno fa si vedevano molto lontano, oggi sono qua, sono esattamente all'interno di un rapporto che non riguarda solo gli aspetti di natura economica e di qualità, ma anche la qualità di un prodotto che viene da un certo territorio. Faccio una battuta che riguarda proprio la Cina. Siccome sto seguendo il distretto della nautica lombarda, era interessante vedere che un'impresa nostra era stata ceduta a una multinazionale cinese che aveva trasferito questo cantiere in Cina. E la loro capacità tecnologica e le loro capacità in termini di esperienza per quanto riguarda la manodopera avevano la possibilità di produrre un prodotto assolutamente competitivo, senza equivoci rispetto alla nostra qualità. Ebbene, non riuscivano a stare sul mercato perché i loro clienti erano innamorati, quindi questo innamoramento del posto dove quella barca veniva realizzata. Quindi sono stati costretti a fare un'inversione di tendenza, riportando qui la produzione, perché il binomio brand e territorio è un sinonimo di qualità, e questo lo si sposa col criterio di sostenibilità, la capacità di referenziarsi in termini di sensibilità che va dall'ultimo dipendente al grande imprenditore che ha una grandissima sensibilità nell'interpretare la società e i propri prodotti da porre sul mercato. Quindi dentro a quelle diffidenze che la sostenibilità qualche anno fa veniva colta come un freno alla nostra economia, Regione Lombardia si sta impegnando, infatti ha siglato con il Ministero dello Sviluppo un protocollo per quanto riguarda la diffusione degli indicatori sulla sostenibilità d'impresa, che è un criterio che ci consente di valutare le imprese in quanto tali, e poi una serie di misure, anche un bando, perché poi alla fine di soldi bisogna parlare, perché se no sembra un po' voler buttare la palla troppo avanti, di misure che sostengono quelle imprese che adottano quei criteri di sostenibilità, ma non per trovare nuove forme di finanziamento. Io contesto, e quando vado a Roma come assessore alle attività produttive, contesto l'idea di considerare le reti di impresa come un nuovo modo di ricevere soldi dalla finanza pubblica, ma la rete come l'insieme delle conoscenze che aumenta il grado di competitività delle imprese. Regione Lombardia ha nella sua società l'intelligenza collettiva diffusa più alta in Europa, e non è propaganda. Riusciamo a stare sui mercati con imprese che sono e fanno scuola in tutto il mondo. Condividere le conoscenze vuol dire aumentare il grado di competitività, e condividere le conoscenze vuol dire fare responsabilità sociale di imprese. Grazie. Ringrazio e saluto il Prorettore Peo e il Vicepresidente Gibelli, e invito i relatori della prima tavola rotonda ad accomodarsi. Nel frattempo annuncio una novità che c'è quest'anno: ogni relazione verrà accompagnata da uno studente che porrà la domanda iniziale, che darà il là alla relazione dei relatori. I relatori di questa seconda parte sono, come sapete da programma, il dottor Andrea Bianchi del Ministero dello Sviluppo Economico e del Punto di Contatto Nazionale dell'OCSE, Walter Facciotto, direttore generale del CONAI, il sottoscritto è un video del professor Michael Porter.
A questo punto invito la studentessa che dà il via alle domande a salire sul palco e prendere il microfono. Dottor Facciotti? Benissimo. Buongiorno a tutti, io sono Elena Gaffurini, sono una studentessa di economia dell'Università Cattolica di Milano e faccio parte di AESEC Italia, che è un'organizzazione internazionale di studenti. La mia domanda è più che una domanda, una provocazione per il professore, ed è: effettivamente la sostenibilità crea o distrugge valore? Grazie. Grazie. Ringrazio per la domanda, che è perfetta rispetto anche al titolo di questo incontro, che è sostenibilità, come è stato già detto, creazione e distribuzione del valore. Oggi il mio intervento sarà un po', diciamo, un mosaico, metto insieme un po' di cose. E innanzitutto farò partire il video del professor Porter, che utilizzerò come introduzione, e poi cercherò di dimostrare, o meglio, cercherò di rispondere alla domanda se la CSR crea o distrugge valore, mettendo insieme una serie di ricerche che nell'ambito del CRESV, il Centro di Ricerca su Sostenibilità e Valore, abbiamo condotto in questi anni. Nel frattempo mi fa piacere vedere che l'aula continua a riempirsi, quindi do il benvenuto a quelli che sono arrivati in ritardo. Quindi dicevo, la relazione comporterà una serie di risultati di diverse ricerche che abbiamo fatto in questi anni. Possiamo partire col video, grazie. Creating shared value. And the broader question of what should be the role of corporations in economic and social development. This question now has reached the level of urgency for business. We are right now at a time where there are many, many challenges facing the world. What has been so striking to me is how the awareness of these challenges has grown to a level that I have never experienced before. Business has... Evidentemente l'importante è ascoltare più che vedere la faccia del professor Porter, però facciamo un altro tentativo. Dopodiché non vi preoccupate se siete nero, ci concentriamo sull'ascolto. Oppure guardate me. È l'unica alternativa, se qualcuno vuole venire al momento. Il bello della diretta, durante le prove era andato tutto a posto, evidentemente. Let's talk a little bit about creating shared value. Se volete posso riassumerlo io, il video. Possiamo magari passare alle slide, alle mie slide, così. Ancora un istante, scusate. Bene, ecco. D'altronde è meglio così, perché come vi dirò adesso, io penso che Michael Porter ha citato un mio articolo del 2002. Continuando, come diceva il professor Borgonovi, facendo il narciso. No, a parte gli scherzi, innanzitutto voglio ringraziare tutti i collaboratori del CRESV, perché veramente la presentazione che vado a fare è frutto del loro lavoro. Io ho semplicemente messo insieme tutte le ricerche per cercare di rispondere alla domanda: la CSR crea o distrugge valore? La CSR
è stata indagata da tantissimi studi, se ne contano circa 200, e in questi studi non c'è di fatto un'unica visione, nel senso che siccome i professori universitari sono ottimisti, nel 50% più qualcosa dei casi la CSR si dimostra che crea valore, in un 30% dei casi non si sa, quindi dipende, nell'altro 20% la CSR distrugge valore. Quello che è importante è che questi studi sono sostanzialmente tutti un po' circolari, cioè non si sa se è la creazione di valore economico che induce comportamenti di responsabilità sociale o è la responsabilità sociale che porta a fare utili. Allora la domanda è quanto mai provocatoria ma azzeccata. Quello che voglio cercare di spiegare stamattina è questo che vedete, tre punti in estrema sintesi. La differenza nella terminologia, quindi creare valore per gli azionisti o distribuire valore a tutti gli stakeholder, tra cui gli azionisti. Gli impatti, ove possibile, misurabili della responsabilità sociale e della sostenibilità sui risultati aziendali e quindi un modello interpretativo che preannuncia una serie di conclusioni. Come vedete, io credo che questa sia la domanda che tutti si fanno, soprattutto dopo 6-7 anni di convegni, ma direi anche 10, ricordando che nel 2001 la Commissione europea ha pubblicato il Green Paper, dove per la prima volta ha messo un po' tutti d'accordo dando la definizione di CSR che poi più o meno tutti quanti noi seguiamo. Quella definizione ovviamente sottolineava un aspetto che hanno chi mi ha preceduto, in particolare il prorettore Polo, ha sottolineato che sostenibilità e responsabilità sociale significa innanzitutto rispettare le regole e andare oltre la legge, quindi fare qualcosa a livello di impresa strategico che integri le preoccupazioni economiche e ambientali in tutte le attività dell'impresa e in particolare nelle relazioni con gli stakeholder. Allora, molto bocconianamente, la risposta alla domanda della studentessa è: crea o distrugge valore? Dipende. Ovviamente, no? Voi sapete che nella prima lezione di economia aziendale noi spieghiamo che qui non siamo ad ingegneria o matematica, 2 più 2 fa 4 in matematica, ma per noi 2 più 2 può fare anche 5 o 3, dipende se vogliamo creare delle sinergie o delle dissinergie. Anche questo è stato già citato, con l'esternalità e con le sinergie positive che si possono fare assieme alla sostenibilità. Quindi dal nostro punto di vista e quindi dalle evidenze che risultano da una serie di ricerche, non si crea sostanzialmente valore per gli azionisti in misura maggiore se di fatto si adottano politiche per la sostenibilità, ma si crea maggior valore per tutti gli stakeholder e indirettamente anche per gli azionisti se si considera un concetto di valore allargato alla creazione di valore aggiunto per tutti gli stakeholder. Anticipo anche qui una conclusione: perché anche per gli azionisti? Perché la rotazione nei campioni delle imprese irresponsabili è molto più elevata rispetto alla rotazione nei campioni delle imprese responsabili. Che vuol dire? Vuol dire che le imprese sostenibili, responsabili, hanno un'attività più stabile nel tempo e questa stabilità crea valore nel lungo periodo. Voi vorreste investire in un'impresa che ha un rischio di fallimento più elevato o meno elevato? Evidentemente la risposta è: voglio investire in un'impresa che ha un futuro davanti e un rischio di fallimento inferiore agli concorrenti. E quindi il concetto da considerare nella creazione o meno di valore non è la creazione di valore per l'azionista, appunto, misurato da ipotetiche performance di borsa, il prezzo piuttosto che l'utile del trimestre, quindi con una logica veramente di breve o brevissimo periodo quasi giornaliero, ma in un'ottica allargata che contempli tutte le dimensioni di impresa, la competitività, come è stato già ricordato, ovviamente la dimensione economica e la dimensione del rispetto delle regole, quindi etica, della dimensione sociale, ambientale e quindi in una parola di sostenibilità. Questo modello era quello a cui facevo riferimento, che nel 2002 con una pubblicazione su Finanza, Marketing e Produzione avevamo chiamato
creazione di valore allargato, il concetto di valore allargato, ovvero la creazione del valore d'impresa condiviso con tutti gli stakeholder. Chi sono gli stakeholder? I due più importanti che sono stati citati sono i dipendenti, ovvero i lavoratori, il management, e la filiera di fornitura, i fornitori, o più in generale l'intera value chain, dal cliente passando per l'impresa fino al fornitore, e di fatto anche lo Stato, se paghiamo le tasse, la società in generale se non distruggiamo l'ambiente, e così via. Quindi la vera misurazione del risultato, se un'impresa crea valore o meno, non è l'utile del trimestre o l'incremento del prezzo di borsa, ma è questo concetto allargato di valore creato per gli stakeholder. Dopo una decina d'anni finalmente siamo usciti dalla provincia milanese, siamo andati ad Harvard, e il professor Porter nel suo video cercava di spiegare lo stesso concetto. Diceva: la creazione di valore, creating shared value, quindi creare valore ma condiviso, diviso, shared appunto in inglese, con chi? Con gli stakeholder. E quindi di fatto lui propone una nuova maniera di misurare la creazione di valore e una nuova forma di capitalismo, cioè dobbiamo ripensare il sistema di impresa, il sistema produttivo e il sistema di misurazione, cioè come valutiamo il successo o meno di un'impresa. E quindi siamo ritornati al modellino iniziale. La sostenibilità che impatto ha sui risultati aziendali? Crea o distrugge valore? Bene, credo che ormai dopo una decina d'anni siamo tutti d'accordo che intanto la sostenibilità non è un progetto che si aggiunge all'attività di impresa, non è filantropia, non è qualcosa che si fa ogni tanto, non è una certificazione, punto, ma è una strategia. Se è una strategia, vuol dire che deve essere diffusa all'interno dell'impresa, e se è una strategia, vuol dire che una decisione che viene presa oggi ha un impatto sul futuro dell'impresa dopo un certo periodo, tipicamente 1, 2, 3 anni, andiamo a misurare se questa strategia ha creato o meno valore. Questo link, che nelle varie ricerche non è stato in maniera definitiva mai stabilito, da un'intuizione avuta con i miei colleghi abbiamo detto: probabilmente non dobbiamo andare a misurare il rapporto diretto tra sostenibilità e performance economico-finanziaria, ma dobbiamo andare a vedere che cosa succede in mezzo, cioè se c'è un mediatore, noi diciamo nel termine del ricercatore, se c'è qualche elemento che media e che quindi innanzitutto si interfaccia tra la sostenibilità e la performance economica finanziaria. E quindi secondo noi quello che c'è al centro, che bisogna aumentare, sul quale bisogna investire, che poi spiega la performance economico-finanziaria tipicamente quando positiva, è il ruolo degli intangibili, la fiducia, la reputazione. È stato già detto con l'esempio della nautica, il brand, piuttosto che anche il territorio, che è qualcosa di tangibile ma poi ha una valenza di tipo intangibile nell'esempio che è stato fatto. Però per fare tutto questo, visto che ho detto che facciamo ricerca, abbiamo portato alcuni risultati. L'idea, qui non so se si vede, sì, voi lo vedete, io no, ok. Abbiamo portato i risultati di una ricerca che abbiamo fatto all'inizio di quest'anno nell'ambito del CRESV su 102 imprese europee, dati decennali, li abbiamo ordinati in due campioni. Un campione composto da 53 imprese che sono state selezionate sulla base del fatto che avessero un rating di CSR, delle valutazioni ESG, delle certificazioni di qualità e così via, erano 53 imprese value o sostenibili, verso le altre 49 imprese del campione che invece avevano una strategia di minimizzazione dei costi. L'unico loro obiettivo era mettere un prodotto sul mercato al prezzo più basso. Abbiamo selezionato ovviamente settori omogenei, quindi siamo stati nel settore dell'abbigliamento, degli accessori, dell'alimentare, dell'automotive e della grande distribuzione, per avere un po' di varietà, e
il risultato che viene fuori è che anche da questa ricerca, se guardiamo i vari indicatori che abbiamo utilizzato per valutare la creazione di valore economico, abbiamo visto che i due campioni di fatto si equivalgono, c'è una leggera creazione di valore migliore dal punto di vista delle imprese cosiddette value driven, ovvero sostenibili e orientate all'innovazione e alla qualità, verso le imprese cosiddette cost driven, invece orientate a strategie di puro costo. Quindi nell'ottica di shareholder value, perché noi utilizziamo la mediana quando i campioni sono così piccoli e non la media, si può dire che c'è un'equivalente capacità di generazione del valore. Quindi non neanche noi con questa ricerca dimostriamo che le imprese orientate alla sostenibilità fanno maggiori margini o fanno guadagnare di più gli azionisti. Se invece cambiamo la prospettiva e andiamo a vedere non più lo shareholder value, quindi l'utile per azione, l'EBITDA e così via, adesso io nella slide precedente ho portato solo qualche dato per motivi di rappresentazione, se invece allarghiamo la prospettiva e quindi andiamo a guardare la creazione di valore dei due campioni sempre su 10 anni, non più semplicemente in termini di valore per l'azionista, ma di valore creato per tutti gli stakeholder, che tipicamente ricordo essere le risorse umane, i clienti utenti, i fornitori, i partner finanziari, lo Stato, la comunità, collettività e l'ambiente. Qui vengono riportati solo alcuni esempi con riferimento per esempio al training delle risorse umane. Bene, andando a guardare come viene distribuito il valore generato dal conto economico a tutti gli stakeholder, viene fuori una netta superiorità delle imprese value driven nella soddisfazione del proprio stakeholder network. Quindi che vuol dire? Vuol dire che le imprese orientate alla sostenibilità e alla qualità, nella fattispecie, alla fine all'azionista danno lo stesso rendimento, ma hanno realizzato, hanno distribuito maggior valore alle altre categorie di stakeholder, maggiore qualità ai clienti, maggiori corsi di formazione, più stipendi più elevati ai dipendenti, una relazione migliore, più integrata, pagamenti puntuali ai fornitori e così via. E questo, voi dite, va bene, probabilmente era ovvio, se no non le avremmo definite così. No, non era ovvio, perché l'importante ulteriore risultato, queste sono le categorie di stakeholder, alcuni indicatori che abbiamo riportato, le categorie di stakeholder non è detto che venissero soddisfatte tutte. Vi ricordo che se la sostenibilità è un approccio integrato, tutte le variabili che abbiamo visto qua, cioè tutti gli indicatori per i singoli stakeholder, devono creare valore, altrimenti io mi sto concentrando nella relazione col cliente e minimizzo le relazioni con gli altri, oppure mi concentro sui miei dipendenti e minimizzo le relazioni con gli altri. Quindi non era assolutamente ovvio. In più, incrociando il sottocampione che abbiamo analizzato con un campione più ampio, che abbiamo utilizzato come base dal quale estrarre le 102 imprese, andiamo a vedere un dato che è quello che a noi interessa, ovvero nelle imprese non sostenibili o non etiche, come vengono definite, ho poi portato un esempio di una società di rating, ma è rilevante perché le abbiamo incrociate con altre, nel gruppo delle imprese non etiche il turnover di imprese dovuto al fallimento è il 71% più alto rispetto alle imprese sostenibili. Vuol dire che se io investo in imprese non etiche dal punto di vista degli indici di borsa, mi prendo il 100% dei fallimenti del mercato in 10 anni. Se invece investo in imprese sostenibili, poiché nessuno è infallibile e quindi il mercato c'è per tutti, siamo sotto il cielo della competitività, mi becco solo il 29% del fallimento. Questo che vuol dire? Vuol dire che non solo c'è maggiore creazione e maggiore, questo è un altro esempio che poi verrà approfondito da chi verrà dopo di me, dal dottor Bianchi sulla filiera produttiva, e presenteremo il libro da oggi pomeriggio alle 5 con Claudia Burro. Dicevo, qual è il passaggio fondamentale? È che
Questo ulteriore dato, incrociato con il campione, ci dice non solo che c'è maggiore creazione di valore allargato e quindi distribuito agli stakeholder, ma c'è anche un rischio inferiore, ovvero con le politiche di sostenibilità si crea valore da un lato, e questo è importante per tutte, piccole, micro, grandi, imprese quotate e non quotate, ma si riduce anche la rischiosità di impresa. Ovviamente questo aspetto è più importante per le imprese quotate, perché se un'impresa è quotata e ha ogni giorno una valutazione dal mercato, se il rischio si riduce e i flussi di cassa rimangono uguali o aumentano, evidentemente il valore aumenta. La relazione è prezzo uguale flussi diviso un certo tasso. Se riduco il rischio, questo tasso si riduce e quindi aumenta il valore. E quindi c'è un'ulteriore creazione di valore derivante dalla diffusione del valore grazie al fatto che il rischio è inferiore delle imprese sostenibili. Rischio che è immediato, come dicevo, per le società quotate, ma rischio inferiore anche per le non quotate, e questo quando viene fuori nei momenti eccezionali della vita dell'impresa, cioè quando dobbiamo vendere o comprare un'azienda. Il 20% dei deal di fusioni e acquisizioni falliscono per la due diligence ambientale e sociale, cioè per l'emersione di passività ambientali e sociali che l'imprenditore non ha valutato o non ha ritenuto di valorizzare al momento della cessione, quindi chi compra non vuole acquistare questa passività. Dicevo, abbiamo parlato con alcuni esempi velocissimi delle risorse umane. Un esempio sulla prospettiva adottata sulla filiera produttiva: vedete che da questa ricerca la risultanza più forte che viene fuori una rafforzata capacità di accumulare che tipologia di risorse? Risorse immateriali di fiducia e reputazione, migliorando al contempo la qualità dell'offerta. Quindi non solo l'analisi longitudinale sui 10 anni ci ha dato dei risultati sulla creazione del valore, sulla riduzione dei rischi, ma ci dà anche informazioni ulteriori sul futuro, cioè la storia quando è positiva ci dà informazioni positive sul futuro. Se la qualità dell'offerta, la reputazione nei rapporti con i fornitori non fosse positiva, evidentemente non abbiamo accumulato risorse per il futuro. Quindi a questo punto l'idea qual è dal nostro punto di vista? È cercare di capire come è possibile creare questo circolo virtuoso, o meglio innescarlo, aiutarlo, migliorarlo. E quindi l'attività, il comportamento socialmente responsabile migliora la gestione nelle relazioni con gli stakeholder e quindi migliora i risultati aziendali. I risultati aziendali, se migliorano, di fatto creano ulteriori risorse che si possono investire in attività innovative e sostenibili, in tante altre attività o comportamenti ulteriori di responsabilità sociale. E questo è il modellino di sintesi da dove eravamo partiti, dalla ricerca del 2002, qui ci ritorniamo, dove facendo vedere che cosa? Che evidentemente gli asset sui quali impattano le politiche di sostenibilità e di responsabilità sociale sono di tipo intangibile, quindi la fiducia verso gli stakeholder, la credibilità verso il complesso dell'ambiente, e questa creazione e distribuzione del valore si incrementa ulteriormente per le società quotate se si aggiunge la terza gamba, che è quella della trasparenza, della comunicazione e quindi l'immagine e la reputazione sui mercati, che aumenta anche la diffusione del valore. Quindi da questo punto di vista spero di aver dimostrato che la CSR crea valore e che fare investimenti in sostenibilità conviene. Per concludere, visto che ho detto che era un modello teorico e che raccontavo una serie di risultati di ricerche fatte all'interno del CRESB, ovviamente noi abbiamo la volontà sempre di modellizzare, dal nostro punto di vista abbiamo scoperto qual è il mediatore tra l'equazione investimento in sostenibilità, strategie di responsabilità sociale, impatto sulla competitività e quindi sulla performance. Sono quelli che in letteratura si chiamano intangible assets, che prima io ho chiamato fiducia, credibilità, immagine, reputazione, brand e così via, ma che poi vengono
dal punto di vista delle classificazioni di letteratura, visti come un'ulteriore forma di capitale, come il capitale finanziario, il capitale umano, il capitale organizzativo, il capitale relazionale e il capitale simbolico. Quindi la sostenibilità è un fattore strategico, perché è una condizione per rimanere sul mercato. Se ben gestita può creare una barriera competitiva ai competitors, può accelerare l'obsolescenza delle tecnologie dei competitors, è una leva per la riduzione dei costi anche, perché se io innovo dal punto di vista del processo riduco i costi, è ovviamente un fattore di differenziazione dell'offerta e non da ultimo offre nuove opportunità di mercato. Vi leggo semplicemente un dato a questo proposito. Al di là del dibattito sulle energie rinnovabili, che comunque sia in Italia hanno creato più di 110.000 posti di lavoro e posti di lavoro per giovani, secondo uno studio fatto a gennaio dal World Business Council for Sustainable Development, la sostenibilità non è solo un fattore strategico, ma è anche un'opportunità di business. Infatti, le opportunità di business legate alla sfida dello sviluppo sostenibile sono stimate, quindi nuovi business nei quali si può entrare, in 6,2 trilioni di dollari. Di cui ovviamente beneficeranno in primo luogo le imprese che noi definiamo first mover, che per prime innovano ed entrano in questo nuovo business. Probabilmente il business ambientale è quello più evidente. Questo è un ulteriore esempio di come noi valutiamo il peso degli intangibili sullo stakeholder risorsa umano e risorsa umana, e quindi il peso degli intangibili in termini di creazione di capitale umano, capitale organizzativo e capitale simbolico. Questo vuol dire che aumenta la produttività, ci sono centinaia di studi, l'efficienza operativa, il costo del lavoro abbiamo detto che aumenta in termini economici, ma se mi produce molto di più evidentemente sono ben contento di pagare, e poi mi si riduce complessivo perché ho meno costi di turnover, cioè la gente non va via. Se non va via, tipicamente non ci sono cause di lavoro, quindi non pago gli avvocati, non pago oneri straordinari e così via. Permette un migliore posizionamento, e ovviamente se ho una buona base di risorse umane, di conoscenza, evidentemente ho la prima risorsa che mi permette di crescere. Quindi, per concludere, in estrema sintesi, anche con qualche minuto di anticipo rispetto a quanto mi è stato assegnato e avendo sintetizzato il video del professor Porter, la nostra conclusione, mettendo assieme tutta una serie di dati e ricerche che vi ho cercato di illustrare molto sinteticamente, ma i miei colleghi, che di nuovo ringrazio, saranno qui questi due giorni impegnati in vari seminari che vi invito a seguire, potete poi interrogarli direttamente. Ho citato già Claudia Burro, Antonio Tencati, Stefano Pogus, Angelo Russo, non voglio dimenticarmi nessuno, fino al professor Borgonovo e al professor Monti, che chiuderanno domani con il convegno di chiusura domani sera. La mia conclusione è questa, che l'implementazione all'interno delle imprese di strategie sostenibili rafforza l'abilità aziendale nell'identificare, proteggere e valorizzare risorse inimitabili, sostenendo l'accumulazione di capitale intangibile e consentendo alle imprese di rendersi visibilmente e durabilmente differenti dai propri competitors, che è probabilmente quello che le nostre imprese italiane possono fare, non potendo contare su altri vantaggi competitivi, tipicamente quelli di costo collegati alle materie prime, alla manodopera e, perché no, a delle legislazioni e regolamentazioni di tipo ambientale meno stringenti. Quindi migliore competitività, creazione di un vantaggio competitivo e superiore capacità, direi meglio, di creare valore allargato grazie alla loro già ricordata capacità di soddisfare meglio gli stakeholder, garantendo quindi minori rischi e maggiore sostenibilità di lungo periodo, non dimenticando le opportunità che derivano dall'innovazione in questo settore. Tante volte mi faccio una domanda e mi do una risposta, come direbbe qualcuno a luna di notte. Si dice: ma perché parlate tanto di sostenibilità? Abbiamo anche tanti
tanti altri problemi. E, evidentemente se dobbiamo guardare al futuro, dobbiamo guardare a un qualcosa che poi noi riusciamo a fare. Come ho detto prima, evidentemente non possiamo basare il nostro vantaggio competitivo sul costo della manodopera piuttosto che sulle materie prime, ma dobbiamo trovare un'alternativa. Credo che puntare sulla sostenibilità sia un'alternativa. E vi do un dato che ricordo sempre ai miei studenti e in quasi tutte le aule dove mi danno la possibilità di parlare. E noi tante volte appunto scherziamo, ridiamo la sostenibilità, la CSR, ma forse ci sono altri problemi. Vi ricordo questo, noi siamo su questo pianeta 4 miliardi e mezzo di persone, forse 5, no? 6, siamo 6. Con questo modello di consumo, quindi di produzione e così via, nel 2030, se continuiamo a essere 6 miliardi, abbiamo bisogno di 3 pianeti. Nel 2030, quindi tra 18 anni, 3 pianeti di risorse naturali, grano, petrolio, quello che volete. Come mi avete corretto sui 4,5-5 siamo 6, nel 2030 saremo almeno 9 miliardi di persone. Diciamo, torniamo alla matematica di economia aziendale 1, dipende, ma ci vorranno almeno 5 pianeti. O cambiamo qualcosa oppure nel 2020 ci preoccuperemo di un nuovo piano energetico, sostenibile e ambientale. Quindi io invito tutti veramente a mettere la maggior attenzione possibile e a prendere questi temi con serietà, come ha fatto chi mi ha preceduto e come farà chi verrà dopo di me. Vi ringrazio per l'attenzione, vi saluto, ripeto, io e i miei colleghi siamo qua a disposizione per rispondere a eventuali ulteriori domande sulle nostre ricerche. Grazie a voi per essere qui e buon proseguimento. Invito la studentessa Cristiana Cannizzaro a porre la domanda al dottor Andrea Bianchi, a quale poi cederò la parola qui. Prego. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti, sono Cristiana Cannizzaro, il terzo anno del corso di laurea in economia aziendale e management di questa università. Vorrei presentarvi il dottor Bianchi, direttore generale per le politiche industriali e la competitività per il Ministero Economico dello Sviluppo. Vorrei porle la seguente domanda. Dottor Bianchi, in che modo, con quali azioni e con quali strumenti le istituzioni italiane potrebbero sensibilizzare maggiormente le imprese, specialmente le piccole e medie imprese, verso i temi di responsabilità sociale? Grazie. Allora, grazie della domanda, grazie dell'invito. Allora, io credo che il Ministero dello Sviluppo Economico possa e debba fare molto affinché le imprese possano sempre più adottare comportamenti responsabili nelle proprie azioni. Io credo che il Ministero dello Sviluppo Economico possa e debba fare molto, non solo perché il Ministero dello Sviluppo Economico è il riferimento nazionale sulla politica per le imprese, ma anche perché il Ministero dello Sviluppo Economico e in particolare la mia direzione, quella sulla politica industriale, rappresenta il riferimento nazionale per le politiche di promozione della responsabilità sociale nel sistema delle imprese previste in ambito internazionale e in particolare dall'OCSE. Noi rappresentiamo il punto di contatto nazionale per la diffusione delle linee guida OCSE sulla responsabilità sociale dell'impresa. Quindi abbiamo una responsabilità non solo rispetto alla funzione istituzionale che il nostro Ministero ha nel quadro delle competenze italiane, ma anche rispetto ad una funzione di promozione che ci deriva direttamente da accordi di carattere internazionale. Per far questo e per far questo mestiere in modo efficace ed efficiente, in linea anche con quanto veniva ricordato precedentemente negli interventi che mi hanno preceduto, io credo che l'obiettivo che io ho avuto da quando sono diventato direttore è quello di portare la responsabilità sociale nel cuore delle politiche industriali.
Portare la responsabilità sociale di impresa nel cuore delle politiche industriali ha significato in primo luogo superare un approccio tradizionale al tema della responsabilità sociale che tendeva a polarizzare questo concetto sostanzialmente su due estreme. Da un lato un'interpretazione minimalista della responsabilità sociale di impresa intesa sostanzialmente come rispetto delle leggi. Questa è un'interpretazione, non è responsabilità sociale. Il rispetto delle leggi deve essere un prerequisito per poter entrare sul mercato dei prodotti. E quindi l'impresa che inquina, l'impresa che rispetta i contratti di lavoro, l'impresa che rispetta le norme sulla sicurezza, non è un'impresa che di per sé è un'impresa che ha responsabilità sociale, è un'impresa che rispetta le leggi. La responsabilità sociale è qualcosa in più rispetto alla pura interpretazione minimalista di responsabilità sociale come un'impresa legale. Il concetto di legalità e il concetto di responsabilità sociale sono due concetti assolutamente diversi. Un'impresa che inquina, un'impresa che non rispetta il contratto di lavoro, un'impresa che sfrutta il lavoro minorile, non è un'impresa a mio avviso, non è soltanto un'impresa che non fa responsabilità sociale. L'altra interpretazione, invece l'interpretazione di carattere più massimalista sul concetto di responsabilità sociale, riguarda quella che sostanzialmente confina la responsabilità sociale d'impresa in quella sfera rispettabile ma di nicchia che riguarda la filantropia, nel senso che la responsabilità sociale non è stravolgere quella che è la funzione centrale dell'impresa, che è quella di fare creare valore. Quindi un'interpretazione troppo collegata ai temi filantropici ci porta allontanare il concetto di responsabilità sociale dal concetto stesso di impresa. E quindi è chiaro che portare la responsabilità sociale al centro delle politiche industriali significa darne una interpretazione di questo concetto di responsabilità sociale nel senso della sostenibilità, che è esattamente il tema che abbiamo affrontato oggi. Cioè responsabilità sociale d'impresa collegata ai temi della sostenibilità. È chiaro che il tema della sostenibilità collegata a responsabilità sociale d'impresa deve essere declinato in maniera più ampia rispetto al tema alla sola sostenibilità ambientale. Deve essere declinato in tutti gli aspetti che definiscono la responsabilità del comportamento di un'impresa. E in particolare, come ricordato dal libro bianco di Delors sullo sviluppo economico, nell'era della globalizzazione non esiste sviluppo se non è sviluppo sostenibile. Sostenibile rispetto a tre variabili: il rapporto tra produzione e ambiente globale, e quindi rapporto rispetto a tutte le tematiche, le grandi tematiche ambientali che vengono affrontate, venivano ricordati prima, i temi del pianeta, e quindi il rapporto tra produzione e pianeta, il rapporto tra produzione e mondo del lavoro e sociale. Cioè in termini di sostenibilità va introdotto anche il concetto di sostenibilità sociale dell'impresa, quindi la sostenibilità non è soltanto il rapporto con l'ambiente ma anche il rapporto con gli altri stakeholders che compongono il sistema dell'impresa, e con altri stakeholders e sociale intendo i lavoratori e i consumatori, che sono l'altro grande elemento del rapporto con l'impresa, con il mercato. E il terzo fattore è il rapporto, ne parlava il vicepresidente Gibelli inizialmente, tra produzione e territorio. Cioè quindi abbiamo un rapporto tra produzione e ambiente globale, produzione e stakeholders sociale, quindi lavoratori e consumatori, rapporto tra produzione e territorio circostante, e quindi con tutte le istituzioni che rappresentano il territorio circostante. È chiaro che in questo concetto questo approccio quindi spinge verso, e su questo do un'opzione netta sul quale il nostro Ministero si è mosso e credo che continuerà a muoversi. La responsabilità sociale, se questo vuol dire, cioè se vuol dire avere un atteggiamento flessibile, avere un atteggiamento sostenibile rispetto allo sviluppo, deve rimanere un approccio sostanzialmente volontaristico. Volontaristico perché, come vi dicevo inizialmente, la responsabilità sociale deve essere un valore aggiunto che l'impresa mette nel proprio prodotto, e che quindi dobbiamo mantenere un approccio volontaristico al tema della responsabilità sociale. Se abbandoniamo un approccio volontaristico, è chiaro che il ruolo della politica
e quindi vengo alla risposta. Il ruolo della politica del Ministero è quello di creare non tanto gli obblighi da parte delle imprese, ma quello di creare le condizioni e la promozione affinché i comportamenti responsabili siano sempre più diffusi. E io credo che i capitoli di una politica per la sostenibilità e la responsabilità sociale d'impresa siano sostanzialmente tre. Il primo capitolo riguarda sicuramente le politiche per l'innovazione e la ricerca, cioè non c'è sviluppo sostenibile in assenza di un comportamento, di un atteggiamento maggiormente aperto da parte dell'impresa rispetto ai temi dell'innovazione e della ricerca. Da questo punto di vista io credo che l'Italia ha affrontato la questione, sia in termini di politiche sia in termini di sistemi di incentivazione alle imprese. Ricordo che con il programma Industria 2015 l'Italia ha già individuato nell'ambito delle aree tecnologiche prioritarie del nostro Paese due aree tecnologiche che fanno riferimento allo sviluppo sostenibile, l'efficienza energetica e la mobilità sostenibile, individuando dentro quelle aree come potenziali opportunità di sviluppo e di crescita del Paese. Volevo dire, ad aggiunta di quello che veniva detto precedentemente, che il tema della sostenibilità non solo crea le opportunità, nuove opportunità di lavoro, ne discutevamo prima con il vicepresidente Gibelli. Negli ultimi due anni mi sono occupato fondamentalmente per il mestiere che faccio di politica industriale sostanzialmente di crisi industriali. Noi abbiamo un sistema che sta affrontando una quantità di crisi industriali molto rilevanti, è sui giornali oggi, di tutti i giornali, la crisi della Fincantieri, cioè stiamo bruciando posti di lavoro in maniera molto consistente. Però se andiamo a vedere il confronto con gli altri paesi, il nostro problema non è tanto che abbiamo settori più in crisi degli altri, la cantieristica è in crisi in tutto il mondo, l'auto è in crisi in tutto il mondo, il problema nostro è che creiamo meno opportunità in nuovi settori produttivi. E quindi è chiaro che la politica deve cercare di orientarsi sempre di più verso la creazione di nuovi posti di lavoro che in qualche modo possano sostituire i posti di lavoro che si stanno bruciando nei settori più tradizionali. E io credo che qualche segnale da questo punto di vista lo abbiamo, perché appunto intorno ai temi della sostenibilità abbiamo la possibilità ad esempio di riconvertire buona parte dell'industria tradizionale. Mi fa piacere dire che io credo che il progetto industriale attualmente più interessante che mi è capitato in questo periodo è un progetto industriale di riconversione totale di poli industriali chimici tradizionali da petrolchimica verso la chimica verde e sostenibile. Abbiamo in Italia in procinto di partire un progetto in cui si investiranno oltre 500 milioni di euro nel settore della chimica verde, che rappresenta una straordinaria opportunità di ripensare tutto il sistema della petrolchimica, che sta entrando in crisi. Ma il settore della sostenibilità rappresenta straordinarie opportunità anche per settori considerati più tradizionali. Immaginiamo tutto il settore legato attorno all'edilizia. Intorno all'edilizia si sta sviluppando e nel settore dell'edilizia, che è il settore traino classico di tutte le economie tradizionali, nel settore dell'edilizia il tema della sostenibilità e quindi della ricerca sui nuovi materiali, sull'efficienza energetica, rappresenta una straordinaria rivoluzione di quel comparto. Quindi quando parliamo di opportunità derivanti dall'economia sostenibile non riguarda solo i nuovi settori produttivi, l'energia solare, i pannelli solari, rispetto ai quali chiaramente c'è un'opportunità di crescita molto forte, ma riguarda una straordinaria rivoluzione in tutti i comparti produttivi. Quindi non riguarda, e quindi riguarda la chimica, riguarda l'edilizia, riguarda il tessile, immaginiamo tutto l'utilizzo di nuovi materiali nel settore tessile, riguarda la meccanica con la meccatronica, cioè la sostenibilità, adottare, concepire il concetto di sviluppo sostenibile vuol dire avere una politica trasversale che comporta una rivoluzione in tutti i comparti produttivi. Quindi non solo lo sviluppo di nuovi settori collegati ai temi dell'ambiente, ma anche un ripensamento dei settori più tradizionali che devono diventare più competitivi. Dicevo quindi, la prima linea di intervento è quella della politica per la ricerca e l'innovazione. La seconda linea di intervento, e anche in questo veniva ricordato dal vicepresidente della Regione Lombardia nell'intervento di apertura, riguarda tutto il tema delle reti e della cooperazione industriale. Noi è chiaro ed inutile che ce lo ripetiamo, siamo un paese fatto fondamentalmente di piccole e medie imprese,
non ne do una valutazione, tanto che si oscilla, gli economisti oscillano nel periodo tra bello e grande, piccolo e bello, cioè non ne do un giudizio di valore, è una constatazione di fatto. Abbiamo un sistema di piccole imprese, è chiaro che il sistema di piccole imprese rispetto alle sfide che vengono poste alla globalizzazione ha una difficoltà, deve in qualche modo acquisire massa critica per affrontare le sfide di internazionalizzazione e ricerca di innovazione. La ricerca della massa critica può essere effettuata sostanzialmente in due modi: attraverso una crescita dimensionale interna e quindi attraverso fusioni ed acquisizioni che pure vanno sostenute, che pure sono importanti, ma che probabilmente non corrispondono alla mentalità e alla vitalità del nostro imprenditore, che difficilmente vuole perdere il controllo della propria impresa perché lì ha messo la gran parte della propria vita. Ed è anche un valore per il nostro sistema. Allora la modalità con cui si può affrontare il tema della frammentazione e l'obiettivo della massa critica, la linea che il governo italiano ha scelto in maniera assolutamente avanzata rispetto al resto d'Europa è quella della creazione di reti d'impresa. La rete d'impresa nella mia concezione è sicuramente un'evoluzione naturale del distretto industriale. Il distretto industriale trovava sostanzialmente nel territorio come l'elemento centrale di aggregazione, di cooperazione da parte delle imprese. Lo sviluppo delle nuove tecnologie, in particolare le tecnologie di ICT, ci consente di superare la dimensione territoriale come la dimensione centrale intorno al quale si aggregano le imprese. È chiaro che si tendono a creare reti più lunghe che si sviluppano all'interno del paese e si tendono a svilupparsi anche al di fuori. Reti più lunghe, che è questo l'elemento più interessante che sta emergendo, reti più lunghe e filiere nuove che tendono a mettere insieme settori che inizialmente sembravano molto lontani. Noi eravamo abituati ad avere un modello competitivo che era sostanzialmente il modello dei distretti industriali, in cui trovavamo una buona industria dei beni di consumo che si coniugava con un'ottima industria della meccanica, e quindi eravamo i migliori a produrre macchine per il tessile e il miglior tessile, perché questo connubio era l'elemento centrale della competitività. Oggi invece, con lo sviluppo delle nuove tecnologie orizzontali, abbiamo bisogno di mettere in relazione la nostra industria di consumo non solo con l'industria della meccanica che magari è vicino di Capannone, ma di mettere in relazione per esempio con l'università o con i centri di ricerca che sviluppano nuovi materiali che non necessariamente possono essere all'interno del territorio e quindi vanno ricercati anche al di fuori, nel senso che dobbiamo andare a ricercare le eccellenze. E quindi da questo punto di vista avevamo bisogno di un qualche fattore che ci consentisse di accompagnare questo processo di allargamento da reti corte, che erano le classiche reti dei distretti, verso reti più lunghe, che sono reti che in qualche modo mettono in relazione la ricerca, la produzione, i servizi e l'internazionalizzazione. Io credo che la risposta che il governo ha dato attraverso la definizione della rete d'impresa è una risposta in questo senso, una prima risposta a questo tema e a questo problema. Le reti d'impresa chiaramente sono in una fase sperimentale, nel senso che è una norma introdotta e poi modificata più volte, quindi che ha avuto un assetto semidefinitivo soltanto da qualche mese a questa parte, ma io credo che siano un'offerta in più al sistema delle imprese che vuole in qualche modo aggregarsi. Il terzo capitolo di una politica che in qualche modo faciliti e aiuti lo sviluppo sostenibile e l'adozione di responsabilità sociali d'impresa è quella più complicata da fare, nel senso che ho molto apprezzato la relazione precedente in cui faceva vedere che sostanzialmente la responsabilità sociale d'impresa o la sostenibilità è in condizione di creare valore, e questo è l'elemento importante, è l'elemento di partenza. Quello che però emerge da altri studi e da altre ricerche che abbiamo fatto fare come punto di contatto nazionale dell'OCSE è che è vero che si crea valore, ma il tempo, la variabile tempo entro il quale si crea valore è una variabile che diventa centrale, nel senso che un'impresa che adotta comportamenti di responsabilità sociale d'impresa spesso diventa un'impresa più competitiva, ma ha bisogno di più tempo perché questi vantaggi di comportamenti responsabili possano tradursi in vantaggi competitivi, e pertanto la capacità
di avere una traiettoria più lunga che in qualche modo governa le decisioni delle imprese è un elemento centrale. E io credo che la grossa difficoltà che il nostro sistema produttivo ha oggi, che il produttivo italiano ha oggi, è il fatto che la maggioranza degli stakeholders ragiona a breve periodo, mentre invece l'adozione di comportamenti di competitività a lungo periodo purtroppo richiedono da parte di tutti gli stakeholders una capacità di visione che sia più lunga, una capacità di sostenere una visione più lunga. Il che vuol dire? Vuol dire che le imprese e gli imprenditori devono avere una capacità di investire più a lungo, vuol dire che lavoratori e sindacati devono porsi su questa traiettoria più lunga di prospettiva, vuol dire che la politica deve essere in condizione di accompagnare, di dare maggiore stabilità nelle politiche di sostegno, non cambiandole ogni due anni con i tempi della politica. Ma vuol dire fondamentalmente, ed è questo l'aspetto più complicato, che il sistema finanziario delle banche devono entrare in un'ottica di maggior respiro nel finanziamento dell'impresa. Noi abbiamo, basta guardare le statistiche, abbiamo un sistema imprenditoriale che non solo è molto indebitato, ma è molto indebitato a breve, ed è chiaro che un sistema di questo tipo è un sistema che difficilmente riesce ad investire su traiettorie lunghe di sviluppo. E io credo che il grosso problema, il fatto che noi stiamo perdendo competitività nel corso degli ultimi anni, non dipende tanto dalla capacità e dalla natura intrinseca dei nostri imprenditori, che invece sembrano assolutamente innovativi e capaci di stare sul mercato, ma dalla incapacità di tutto il sistema di riuscire a proiettare sul lungo periodo le decisioni che vengono assunte. E io quindi credo sostanzialmente, insomma, mi sembra che di poter dire dalle relazioni, dagli studi che abbiamo fatto, che la cultura del quarter è difficilmente compatibile con una cultura di responsabilità sociale d'impresa. Quindi finché prevarrà la cultura del quarter, che il risultato a breve, difficilmente si riescono a creare relazioni positive con il sistema dei lavoratori, con i consumatori, quindi è evidente che questa è la sfida, secondo me, tra le tre che ho citato, quella dell'innovazione e della ricerca, rispetto al quale sicuramente dobbiamo fare di più. Noi siamo il paese noto che investe meno in ricerca e sviluppo in Europa, abbiamo un obiettivo di Lisbona che ci doveva portare a investimenti in ricerca e sviluppo al 3% del PIL, siamo a malapena intorno all'1%, quindi con un ritardo clamoroso. Quindi è chiaro che sull'innovazione e la ricerca dobbiamo far di più, lì c'è un problema di capacità da parte anche del pubblico di sostenere l'innovazione e la ricerca. Sulle reti e sulla cooperazione industriale credo che invece siamo avanti rispetto agli altri paesi e possiamo insegnare anche in Europa cosa sono i distretti e cosa stanno diventando, proprio perché siamo il paese delle piccole e medie imprese. Sul tema invece delle traiettorie a medio e lungo periodo, io credo che la questione centrale sul quale nei prossimi anni dobbiamo impegnarci. Io credo quindi che il Ministero dello Sviluppo Economico, per tornare alla domanda, deve e sta cercando in qualche modo di sostenere le piccole e medie imprese in questa fase particolarmente complicata della globalizzazione, e credo che in questo quadro di politiche il fatto che in questi anni abbiamo dato un peso e una rilevanza molto forte al tema della responsabilità sociale d'impresa vuol dire che crediamo in quell'opzione iniziale che vi dicevo di responsabilità sociale, cioè responsabilità sociale d'impresa intesa come termini di sostenibilità dello sviluppo. Grazie. Ringrazio il dottor Bianchi, che ha sottolineato a sua volta questa distonia tra le performance economico-finanziarie di breve e quelle di sostenibilità che sono di lungo. Quindi si parlava un tempo di capitali pazienti, probabilmente dobbiamo fare in modo che si allineino finanza e strategia in modo tale da avere il lungo periodo come ovviamente non troppo lungo come obiettivo. Quindi mi fa molto piacere che siamo allineati da questo punto di vista. A questo punto invito Roberta Corbella, studentessa dell'Università Statale di Milano,
a Versailles sul Parco fare la sua domanda a Walter Facciotto di CONAI. Prego. Buongiorno. Volevo chiederle, realisticamente, qual è il contributo che la raccolta differenziata e il riciclo possono portare all'aumento della sostenibilità ambientale del nostro Paese? Grazie. Rispondo, grazie della domanda e grazie dell'invito. Rispondo attraverso una presentazione su questa domanda. Grazie. Facciamo ripetere la domanda mentre lei prende posto. Prego. Grazie. Le rifaccio la domanda. Allora, sì. Ok. Scusate. Allora, realisticamente, qual è il contributo che il riciclo e la raccolta differenziata possono dare al miglioramento della sostenibilità ambientale del nostro Paese? Grazie. Grazie ancora. Risponderò, appunto, come dicevo, attraverso la mia presentazione che vuole rappresentarvi un sistema che è già esistente da molti anni e che a nostro avviso va proprio nella direzione della sostenibilità e di dare valore alla sostenibilità. Sto parlando del sistema di gestione italiano dei rifiuti di imballaggio che viene gestito attraverso un consorzio che si chiama CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, e che tratta appunto di questo argomento su tutto il territorio nazionale. Dunque, prima di entrare nel merito del contenuto della nostra attività, vi volevo far vedere una slide per capire di che cosa stiamo parlando. Noi parliamo di rifiuti, purtroppo un argomento all'ordine del giorno, soprattutto in alcune regioni del sud, e qui vedete le quantità di rifiuti che il nostro paese, che noi produciamo ogni anno. Diceva prima il dottor Petrini, dovremo valutare che cosa succederà nel futuro sotto diversi aspetti. Uno di questi aspetti è proprio quello della produzione di rifiuti. Noi produciamo all'anno circa 541 kg di rifiuti che sono di diversa natura. Rifiuti, si parla in questo caso di rifiuti urbani, poi ci sono i rifiuti speciali che, come facevo vedere prima, sono una quantità notevolmente superiore. Gli imballaggi, che è poi l'argomento di cui appunto noi ci occupiamo, sono poco più del 23%. Su questa partita degli imballaggi è stato costituito da parte delle imprese un consorzio che associa oltre 1.400.000 imprese, è il più grande consorzio d'Europa, che si occupa di riciclare e recuperare i rifiuti di imballaggio. Quindi le imprese hanno costituito, si sono aggregate per trovare una soluzione a quello che è il problema della gestione dei rifiuti di imballaggio. E questo è diventato un modello di riferimento a livello europeo. Noi siamo arrivati leggermente più tardi rispetto agli altri paesi europei a seguito dell'approvazione della direttiva 94/62. Il sistema è stato costituito nel 98 fra produttori e utilizzatori di imballaggi, con lo scopo proprio di dare una risposta al problema della gestione degli imballaggi. Il sistema si autofinanzia, quindi le imprese, attraverso l'applicazione di un contributo ambientale che viene pagato dalle imprese, si autofinanzia per sviluppare la raccolta differenziata nel paese e il riciclo e il recupero dei materiali di imballaggio, che sono la carta, il vetro, la plastica, l'alluminio, l'acciaio e il legno. Noi tutti come cittadini, anche voi che siete seduti in questa sala, a casa avrete dei contenitori per fare la raccolta differenziata. Ecco, forse il sistema CONAI è poco noto, perché poi non si capisce, qualcuno ha anche il dubbio che tutto ciò che separa in casa poi qualcuno lo rimetta insieme e lo butti in discarica.
Ecco, io vi posso confermare che invece questa raccolta differenziata, questi materiali che noi tutti con un piccolo sforzo cerchiamo di separare e attraverso il comune che organizza la raccolta, vengono effettivamente rimessi nel ciclo produttivo. Vedete qui i risultati di questo sistema: l'88% delle risorse che le imprese raccolgono per questa attività, che sono circa 526 milioni di euro, l'88% sono destinate effettivamente a contribuire alla raccolta, contribuire economicamente intendo, alla raccolta differenziata effettuata dai comuni e a sostenere le attività di riciclo e di recupero. Il risultato che è stato ottenuto è che circa il 75%, quindi 3 imballaggi su 4 di quelli immessi sul territorio nazionale, in totale sono circa 11 milioni e mezzo di tonnellate, sono recuperati attualmente. Quindi è un sistema che attualmente funziona e raggiunge degli obiettivi. Di questi il 65% sono riciclati. La differenza fra riciclo e recupero è che il riciclo è un utilizzo della materia come per, diciamo, rifare nuovi prodotti fatti con quel materiale. Il recupero invece è il recupero energetico, cioè è il recupero dell'energia contenuta all'interno di alcuni materiali come può essere la carta, la plastica e il legno. Dicevo un sistema sostenibile perché vedete che nel corso del tempo il sistema è diventato operativo nel 98, praticamente si è completamente invertita la curva del recupero degli imballaggi. Nel 98 sostanzialmente due terzi, anche più di due terzi, andavano a finire in discarica, oggi invece siamo intorno al 25%, quindi come vi dicevo 3 imballaggi su 4 sono recuperati. Il sistema è un sistema che opera su tutto il territorio nazionale, coinvolge i cittadini, i comuni e le imprese. E opera in qualsiasi condizione di mercato, è una sorta di assicurazione, di garanzia per i comuni che indipendentemente dal mercato, qui vedete il crollo che c'è stato fra il 2008 e il 2009 dell'immesso al consumo. Vi ricordo che gli imballaggi sono uno dei termometri dell'economia, perché la maggior parte, anzi praticamente quasi tutte le merci sono imballate. Qui vedete graficamente il risultato della crisi del 2008-2009, vedete però che la linea della raccolta differenziata gestita dal sistema ha continuato a salire, quindi noi abbiamo comunque garantito che dalle Alpi a Pantelleria tutto ciò che i comuni hanno raccolto in modo differenziato venisse recuperato. L'imballaggio se ne discute molto in questi ultimi tempi, purtroppo è negli occhi di tutti i cumuli di rifiuti in alcune aree del paese, soprattutto in alcune città purtroppo. Gli imballaggi però sono un elemento fondamentale nella nostra vita e lo sono sempre di più. Tuttavia è necessario trovare delle forme anche di prevenzione sull'utilizzo di questi imballaggi. E noi stiamo andando proprio in questa direzione con un progetto che è già attuato, che segue quelle che sono gli indirizzi della direttiva europea, della legislazione italiana, dal decreto in modo particolare, dal decreto 152 del 2006. Vedete qui la gerarchia nella gestione dei rifiuti, prima c'è
ovviamente la prevenzione, poi c'è il riutilizzo, quindi utilizzare nuovamente gli imballaggi, il riciclo, il recupero e infine come frazione residuale lo smaltimento in discarica. Il sistema, il modello che è stato costruito in Italia, come vedete, prevede la partecipazione di tutti i soggetti che sono all'interno, diciamo, di questo utilizzo degli imballaggi. Quindi le imprese, per quello che riguarda la prevenzione, le imprese sempre per la progettazione di imballaggi sempre più ecosostenibili, la raccolta che viene effettuata dai comuni e quindi i cittadini che fanno la separazione in casa e i comuni che organizzano il servizio, gli obiettivi di recupero e di riciclo che sono in capo al sistema e sempre il sistema si occupa anche di facilitare le attività di recupero attraverso informazioni sempre più precise ai cittadini e ai comuni su come fare. Ecco, la prevenzione non significa solamente ridurre il peso o la quantità di imballaggi immessi sul mercato, ma significa anche e soprattutto, direi, ridurre l'impatto ambientale. In questo senso noi ci siamo inventati uno slogan che non è più dalla culla alla tomba, ma è uno slogan dalla culla alla culla. Forse avrete visto il nostro spot televisivo che richiama proprio le culle, nel senso reale del termine. Ecco, la nostra intenzione è quella di portare avanti questo progetto, che significa, per quello che riguarda l'imballaggio, trovare tutti i modi possibili per rendere l'impatto ambientale degli imballaggi più compatibile con l'ambiente. Per incentivare una raccolta differenziata di qualità, io ricordo a tutti che la raccolta differenziata è un mezzo, non è un fine. Il fine è quello di riciclare. Se la raccolta differenziata non è sufficientemente qualitativa, facciamo un'operazione assolutamente inutile, perché poi il materiale deve essere necessariamente buttato in discarica perché non si può rimettere nel ciclo produttivo. Lo sviluppo anche di azioni per quello che riguarda la riduzione dei gas climalteranti, risparmio di energia, di materia prima, eccetera, e infine il potenziamento del mercato di sbocco, perché più noi utilizzeremo materiale riciclato e più però poi dovremo avere dei prodotti basati su materiale riciclato, con tutto quello che ne consegue. Quindi sostanzialmente un imballaggio può ritenersi eco-efficiente nel momento in cui svolge le sue funzioni primarie di protezione, di rispetto delle norme, di possibilità di trasporto, eccetera, ma anche dal punto di vista dell'impatto ambientale, come vi dicevo prima. Su questo noi riteniamo che l'eco-design sia un po' la chiave di volta, perché consente di valutare l'impatto ambientale dell'imballaggio appunto dalla culla alla culla, quindi nel momento in cui viene pensato l'imballaggio fino al momento in cui si riutilizza la materia prima per produrre altri imballaggi o altri prodotti. È interessante notare che l'80%, questa è una stima, degli impatti ambientali connessi al prodotto siano determinati nella fase di progettazione, quindi è la fase più importante. Cosa significa ecodesign? Significa minimizzare i consumi dei materiali e di energia, eliminare ovviamente le sostanze nocive, ottimizzare la vita utile dei prodotti attraverso la loro aggiornabilità o manutenzione e dare
precise istruzioni sulla fase di disimballaggio, quindi quando l'imballaggio ha svolto la sua funzione ci deve essere un modo per poterlo raccogliere e rimettere nel ciclo produttivo. Ecco, noi abbiamo questa attività da 10 anni, la svolgiamo insieme alle imprese. Abbiamo adottato anche qui un altro slogan che è pensare futuro, perché come si diceva prima, in questo modo noi abbiamo la possibilità di fare qualcosa per l'ambiente, abbiamo la possibilità di farlo singolarmente. È una delle poche cose che noi possiamo, attraverso un semplice gesto fatto in casa, di poter dare una mano all'ambiente e dare una mano anche al mondo produttivo, perché si risparmiano energie. Questo paese, è stato detto anche prima, è povero di materie prime. Noi abbiamo la possibilità di trasformare dei rifiuti in risorsa. Non lo dico come slogan, lo dico perché è vero, lo dico perché l'abbiamo dimostrato, lo dico perché si dimostra attualmente, perché la plastica può essere, invece che buttata, può essere riciclata. Il 90% del cartone che circola in Italia è fatto con materiale riciclato. L'alluminio si ricicla da sempre, il vetro da 4.000 anni. Quindi voglio dire che noi abbiamo la possibilità di fare un intervento rispettoso dell'ambiente e di aiutare anche l'economia. Noi ci siamo anche immaginati, per aiutare anche le imprese, insomma, che alcune hanno molta sensibilità ambientale, altre ne hanno magari un po' di meno, e quindi abbiamo due leve fondamentali. Una è quella proprio dell'applicazione del contributo. Il contributo ambientale CONAI è applicato sull'imballaggio. Meno imballaggio si immette o più l'imballaggio è leggero e meno le aziende pagano. Quindi c'è anche un aspetto economico che le imprese possono utilizzare per migliorare l'impatto ambientale dei propri imballaggi. Ma poi ci sono proprio delle attività che le imprese svolgono dal punto di vista, appunto, della prevenzione. Qui vi abbiamo mostrato quelle che sono le copertine dei dossier che sono disponibili sul nostro sito conai.org, dove sono raccolti diversi casi di attività di prevenzione svolte dalle imprese, concreti e misurabili, secondo questi elementi che vedete qui rappresentati, incluso quella che è una LCA semplificata, quindi la valutazione anche degli impatti, sia per quello che riguarda l'emissione di gas climalteranti, sia come energia totale utilizzata, estratta dall'ambiente per realizzare quel tipo di imballaggio, e sia anche per quello che riguarda l'utilizzo di acqua. I casi sono diversificati, vedete in questa torta quelle che sono le categorie merceologiche interessate, e qui ci sono i valori che sono ripresi appunto dall'ultimo dossier del 2010 sulle attività, sulle azioni intraprese dalle imprese per come attività di prevenzione. L'altro aspetto estremamente importante sull'attività di prevenzione è quello del riutilizzo, cioè riutilizzare ripetutamente gli imballaggi. Questo avviene soprattutto nel settore del vetro, in alcuni circuiti come quelli dei bar e dei ristoranti, avviene anche nel settore del legno con i pallets, oppure anche in altri settori industriali dove l'imballaggio viene riutilizzato. Tutto questo ha permesso di ridurre ovviamente le emissioni di CO2, perché non si produce altro imballaggio ma si riutilizza quello che è già esistente. In sintesi, le attività che sono state realizzate hanno prodotto in 10 anni di attività del CONAI circa 500 milioni di costi ambientali, 500 milioni di euro di costi ambientali, socio-ambientali evitati,
il 30% in meno in peso delle scatolette per alimenti in acciaio, il 28% in meno degli imballaggi di plastica, il 50% in meno e il volume dei contenitori in plastica per detergenza e fino al 50% in meno in peso dei sistemi di chiusura in alluminio. Queste sono solo delle indicazioni, ce ne sono molte altre che voi comunque potrete trovare nel dossier che appunto è disponibile sul nostro sito. Io mi fermerei qua e vi ringrazio per l'attenzione. Benissimo, ringrazio il dottor Facciotto per aver messo il punto, l'attenzione sulla sostenibilità ambientale, su quanto anche noi come individui e cittadini possiamo fare. A questo punto, dopo il richiamo diciamo ad allungare l'orizzonte temporale, quindi ad alzare lo sguardo, che faccio anche ai nostri studenti che ovviamente saranno i manager, gli imprenditori del futuro, ad abbassare la voce, in linea con quanto si fa in questo salone, dal dire al fare, lascio il palco e la parola a Desideria Cavina del TG5, che invito a salire qui, che appunto coordinerà la tavola rotonda successiva con 3 testimonianze aziendali. E invito anche Andrea Barbarossa a salire sul palco e fare la prima domanda, perché anche chi coordina la seconda tavola rotonda non si può esimere dal partire con una domanda. Grazie, vi saluto, arrivederci. Buongiorno a tutti i presenti, io mi presento, sono Andrea Barbarossa dell'Università Statale di Milano e ho il piacere appunto di poter fare una domanda, anche l'onore, alla giornalista del TG5 Desideria Cavina. Vorrei farle una domanda, come si pone una giornalista davanti a un'azienda che fa greenwashing? Se la domanda non è stata compresa... Si sente? Più forte? Vorrei chiedere appunto alla signora come si comporta una giornalista davanti a un'azienda che fa greenwashing. Ok, allora se questa è la domanda e la giornalista in questione sono io, TG5, è molto diverso e faccio una premessa. Per chi di noi lavora in un telegiornale e quindi ha poi ben poco spazio a disposizione quando deve fare un servizio, a chi invece magari lavora in una testata di carta stampata e a maggior ragione se si tratta poi di una testata economica o addirittura di settore. Allora la prima risposta che viene più facile è che spesso un giornalista non sa cos'è il greenwashing, allora va su Google, guarda Wikipedia e capisce che si tratta di un atteggiamento ovviamente non corretto, no? Che è un neologismo che, come ben sapete voi tutti che invece di sostenibilità sapete, siete preparati, comunque insomma un neologismo che vuole indicare un comportamento scorretto, no, di un'azienda che in qualche modo si fa bella di virtù ambientaliste che in realtà non ha, per dimostrare di avere un certo prestigio, delle certe capacità. Allora a questo punto vi dico, se risponde uno del telegiornale come potrei essere io, se mi trovo in un caso di questo tipo non ne parlo, se sto facendo un servizio sulle imprese che si comportano in un certo modo, che stanno facendo innovazione, che spendono per la sostenibilità e mi accorgo che forse c'è qualcuno che sta facendo greenwashing e io ho poco tempo a disposizione, perché i servizi del telegiornale variano da 1 minuto al massimo 1 minuto e mezzo, allora a quel punto la punizione tra virgolette è quella di non inserirlo tra le aziende di cui andrò a parlare. A Cannes, se c'è un solo servizio sul cinema, la collega sceglie di parlare degli 8 film presentati quel giorno di quello migliore, quello è già un modo per, come dire, selezionare. Se sono una carta, se sono della carta stampata o di una rivista addirittura di settore, quindi ho 90 righe, 120 righe, quindi ben più spazio, avrò modo invece di specificare qual è stata la mia opinione nell'incontrare un'azienda che fa greenwashing rispetto ad un'azienda che mi dimostra invece che ha le carte in regola e che dal punto di vista della CSR eccetera è a posto, anzi fa innovazione, anzi investe eccetera. Mi fermo qua. Invece a questo punto tocca a me presentare
tre relatori che in fatto di sostenibilità ci racconteranno una loro impresa diretta, una loro esperienza nel tempo. Sono Giovina Di Cecco della De Cecco, che ben tutti conosciamo, azienda molto importante nel settore dell'alimentare con 125 anni di esperienza proprio quest'anno. Renato Grottola di DNV Business Assurance, invece nel campo delle certificazioni, un colosso, un nome di grande importanza. E ancora Roberto Marinucci di Fater. Fater è un'azienda che si colloca invece in un settore totalmente diverso dagli altri due, e questo renderà ancora più interessante secondo me poi lo scambio di opinioni. E produce tra i vari prodotti, tanto per avere un'idea, pampers come pannolini, quindi lines, quindi tanti altri prodotti di questo tipo. I miei tre relatori però, prima di rispondere alle mie domande, rispondono alle domande di tre studenti che invito altrettanto sul palco. Sono Chiara Benedetti, Dorotea Tilatti e Paolo Fontana. Ciascuno di loro farà una domanda ai tre interlocutori, loro risponderanno e poi si aprirà un piccolo invece sipario solo tra di noi. Buongiorno, sono Chiara Benedetti, studio economia alla facoltà di Roma di Tor Vergata, e volevo chiedere alla dottoressa Di Cecco quanto conta l'impegno sulla qualità del prodotto per potersi definire un'azienda responsabile. Grazie Chiara per la domanda, e volevo una battuta velocissima ringraziare per questo momento. Io sono onoratissima di rappresentare ancora una volta il nostro presidente dell'azienda, il cavaliere Filippo Antonio De Cecco, che non è presente, quindi ho sicuramente una grande responsabilità ogni volta che parlo in suo nome e per suo conto. E ringrazio quindi gli organizzatori, ringrazio veramente per questi momenti formativi, e mi fa molto piacere vedere tanti giovani presenti, tanti studenti, come ha detto il professor Perrini, sono i manager del futuro, quindi voglio dire grande responsabilità, ragazzi, fate tesoro di tutti i momenti degli interventi, abbiamo sentito relazioni veramente molto interessanti. Vengo alla domanda, Chiara. Me l'hai fatta con un po' di batticuore, però devo dire è una domanda bellissima, perché mi consente di fissare in partenza, quindi di definire peraltro un concetto di cui ho avuto occasione di parlare ormai da 4 anni, insomma, sostenendo questo evento. La qualità del prodotto. La qualità del prodotto ha un valore paradigmatico per essere noi socialmente responsabili, De Cecco. Perché, come dice il nostro presidente, prendo le sue parole, non credo ci siano altri termini che possano sostituire queste definizioni. La qualità del prodotto è il valore aziendale più profondo, e di fatto è da sempre il motore primo della crescita della De Cecco. E la dottoressa diceva prima 125 anni di storia, sono tantissimi, e prima abbiamo avuto degli stimoli, no, da parte dei relatori, e quanto paga un atteggiamento socialmente responsabile. Si è fatto un accenno alla durevolezza, alla distintività, io direi anche alla longevità. La qualità del prodotto è da sempre il motore primo della crescita dell'azienda. Il nostro presidente dice che il dovere principale di ogni azienda è crescere, crescere in modo virtuoso, l'ha sempre detto, lo ha scritto, ha formalizzato questa sua visione. Significa riuscire a creare valore per tutti i portatori di interesse, e la crescita deve essere anche sostenibile, quindi nella sua visione generare ricchezza duratura per tutti gli stakeholder, anche per se stessa, per gli azionisti, ma anche per i dipendenti, per il territorio, per il sistema paese, quindi in un'accezione molto ampia. Credo che la prima sessione dei lavori di questo convegno abbia proprio centrato l'ottica sinergica e di sistema paese su cui bisogna muoversi. Qualità del prodotto, se ho un altro momento per aggiungere, diffusione. Sì, va bene, grazie. Buongiorno a tutti, sono Dorotea Tilatti, studentessa dell'Università degli Studi di Udine a Gorizia. Mi rivolgo al dottor Grottola per chiedere se nell'attuale situazione di crisi sono aumentate o diminuite le imprese che si impegnano in percorsi di responsabilità sociale d'impresa. Ok, grazie Dorotea per la domanda. Anzitutto le imprese sono diminuite, ma questo a prescindere dalla sostenibilità.
Però, mi riallaccio anche a quanto detto dal professor Perrini nella precedente sessione, insieme alla Bocconi, un annetto fa, quindi in piena crisi, noi abbiamo condotto una ricerca in Italia e nel mondo, in particolare in Italia su oltre 2000 aziende, e in quel momento, che era proprio il momento clou della crisi economico-finanziaria che ha colpito tutto il mondo e l'Italia, abbiamo appurato che, se non ricordo male, l'85% delle imprese avevano confermato i propri investimenti in sostenibilità. E poi vengo a qualificare cos'è la sostenibilità per le imprese, perché anche questo è importante. Addirittura il 18% delle imprese, di questo 85%, quindi 68% manteneva gli investimenti e un 18% scarso decideva di investire ulteriormente in sostenibilità. Però voglio cogliere questa opportunità per dire cos'è per l'impresa la sostenibilità, no? Abbiamo capito che è un tema multidimensionale. In Italia sostenibilità significa sicurezza sul lavoro in primis, responsabilità ambientale in secundis. E questo è molto importante perché è un elemento che dimostra come la percezione della sostenibilità in Italia sia leggermente diversa dal resto del mondo. Un altro elemento molto, molto importante è che gli stessi imprenditori che hanno risposto a questa domanda sugli investimenti sono scettici. Il 60% degli imprenditori italiani che noi abbiamo intervistato, dei nostri clienti, quindi dobbiamo supporre che i clienti di un ente di certificazione siano comunque le aziende più sensibili a questo tema, è scettico, ritiene che questo sia un greenwashing. Quindi questo è un fatto positivo da un lato, si investe, dall'altro però forse il sistema non è in grado ancora di far capire all'imprenditore qual è il vero valore aggiunto, qual è il vero elemento di creazione di valore. Riflettevo prima sul fatto che si parla di responsabilità sociale d'impresa, che un po' anche voler scaricare sull'impresa la risoluzione di un problema che è un tema strutturale. L'impresa viene misurata, un'azienda quotata viene misurata sul quarter, ma non c'è nessuna possibilità per questa impresa di sfuggire a queste regole che qualcun altro forse dovrebbe leggermente modificare in un'ottica di orientamento alla sostenibilità. Mi fermo qui perché ho visto un movimento. Grazie. Buongiorno a tutti, mi chiamo Paolo Roberto Fontana, sono studente della Bocconi, al secondo anno del corso di laurea specialistica in amministrazioni pubbliche e istituzioni internazionali. La domanda che vorrei proporre al dottor Marinucci è la seguente: come mai un'impresa che si occupa di prodotti per l'igiene ha deciso di costruire delle piste ciclabili nella propria città? Sì, grazie Paolo per la domanda. Innanzitutto questa attività che tu hai menzionato, cioè il finanziamento, la sponsorizzazione di piste ciclabili, si inquadra in un contesto più ampio, dove la sostenibilità per Fater, che è un'azienda che fa pannolini, fa prodotti Lines, i pannolini Pampers, quindi prodotti molto diffusi, ebbene la sostenibilità è un elemento centrale della nostra azione competitiva e un modo per vincere sul mercato. In conseguenza noi abbiamo declinato la sostenibilità a 360 gradi, quindi la sostenibilità come innovazione, come attività organizzativa, come attività economica, perché la sostenibilità porta anche dei risparmi di costo. E un elemento importante dei nostri pilastri della sostenibilità è stato anche quello di fare degli interventi sulla città in cui noi viviamo, Pescara, che condividiamo con la De Cecco, quindi sono due aziende di Pescara, per migliorare la qualità della vita e anche per migliorare il senso di appartenenza delle nostre persone. E quindi noi abbiamo deciso di finanziare le piste ciclabili con innanzitutto tentativo, come progetto, per ridurre il traffico veicolare, che è chiaramente un problema di tutte le grandi città,
Si inquadra poi in una serie di progetti che abbiamo fatto nella città di Pescara, come per esempio anche quello del finanziamento per il recupero della pineta d'Annunziana, che è un grande polmone verde di Pescara, e anche il cofinanziamento insieme ad altri imprenditori di un ponte ciclo pedonale che è diventato uno dei simboli della città di Pescara. Ebbene, facciamo questo perché da un lato noi miglioriamo la qualità della vita per le persone, che poi ovviamente le persone che lavorano per fare vivono a Pescara, quindi facendo questo in qualche modo facciamo anche qualcosa per le nostre persone, e d'altra parte creiamo anche un maggiore senso di appartenenza delle nostre persone, perché Fater è un'azienda fortunata, dico sempre, perché assumiamo ancora e assumiamo tanti ragazzi e ragazze dall'università, dalle scuole, che chiedono a gran voce questo tipo di servizi. Loro vogliono acquisire comportamenti più sostenibili e premiano sicuramente un'azienda che in questo li segue e fa delle cose. Per esempio, insieme alle piste ciclabili abbiamo anche fatto in modo che le nostre persone potessero acquistare ad un prezzo estremamente scontato, quindi finanziato per 2/3 da Fater, le biciclette pedalata assistita, le biciclette elettriche. Noi abbiamo il 50% di persone che lavorano in Fater che sono in un raggio di 4-5 km dal posto di lavoro e quindi possono utilizzare la bicicletta. Pescara è una città fondamentalmente pianeggiante e quindi questo ha fatto sì che abbiamo anche sviluppato un senso di appartenenza alle nostre persone, perché hanno apprezzato moltissimo questo tipo di progetto. Grazie mille allora ai ragazzi dell'università. Mi permetto di recuperare alcune delle cose che i nostri interlocutori hanno già cominciato a dire rispondendo ai ragazzi, e abbiamo in qualche modo interrotto soltanto perché poi ci fosse spazio per riuscire ad approfondirle insieme. E proprio con Giovina Di Cecco volevo approfondire il fatto che un'azienda come De Cecco, che delle tre qui rappresentate è l'unica nel settore del food, abbia deciso di mantenere delle politiche di sostenibilità che comportano anche dei costi, quindi da una parte quali sono i vantaggi nell'ambito del cibo e del food nello spendere, quindi nel investire nella sostenibilità, e poi come ci si posiziona grazie a questo poi sul mercato internazionale, visto che De Cecco, come tutti sappiamo, la si trova ben oltre il mercato italiano. Beh, guardi, quando diciamo che la responsabilità sociale è integrata, no, nella strategia di business dell'azienda, diciamo qualcosa di molto importante e molto profondo. Direi che proprio nella misura in cui noi siamo nell'alimentare è una condizione ormai imprescindibile. Bisogna esserci su questo tema, bisogna cercare di affrontarlo a scala globale, dare un contributo importante, per cui i costi sono alti, ma non i costi della sostenibilità, che probabilmente gli interventi di prima sono stati ampiamente esplicativi. È difficile andare a misurare i ritorni, no, di investimenti in sostenibilità, però sicuramente nel caso specifico, se parliamo di sostenibilità ambientale, si parla di prodotti, per esempio le nuove linee di agricoltura biologica, di canto di agricoltura biologica. Peraltro noi veniamo da due manifestazioni fieristiche, Pasta Trend ad aprile scorso, maggio, qui a Milano invece dall'8 all'11 maggio Tutto Food, e in quell'occasione la direzione commerciale ha presentato, no, lanci di nuovi item nelle linee di agricoltura biologica, che sicuramente veicolano proprio al consumatore, rispondono un po' a quelle esigenze connesse alla sostenibilità ambientale, che per un'azienda vuol dire un prodotto sicuro, naturale, un prodotto rispettoso comunque dell'ambiente. Però ecco, è importante sottolineare una cosa: negli anni precedenti noi abbiamo affrontato il tema della sostenibilità partendo proprio dallo stakeholder elettivo di riferimento, che sono i dipendenti, quindi tante attività, tante iniziative a beneficio dei dipendenti. Ma uno stakeholder molto importante, io credo, per qualunque azienda che viva sul mercato, quindi si è parlato giustamente di competitività, si compete sul mercato, è proprio guardare alle esigenze, alle richieste, alle sollecitazioni che ci arrivano direttamente dai clienti, dai cittadini, anche dall'opinione pubblica. Quindi
i costi rappresentano, secondo me corrispondono pienamente con la capacità dell'azienda di adattarsi nel tempo, riuscire a leggere nello scenario quali sono le evoluzioni. Oggi per esempio il food, mangiare, è davvero un'esperienza ricca di significati e cultura, quindi anche riuscire a leggere le istanze che arrivano, le aspettative, no, del mercato, e riuscire a rispondere. Un'azienda come De Cecco, premium quality, premium price, non può che dare una risposta all'altezza del suo posizionamento, quindi avere un impegno serio a 360 gradi sui temi della sostenibilità. No, come tutti sappiamo, la tutela dell'ambiente oggi diventa una priorità, una necessità. C'è un messaggio fatto recentemente ai nostri astronauti in orbita dal presidente Napolitano, no? In cui gli dice, Napolitano il 6 maggio appunto diceva, l'ambiente diventa anche in periodi di crisi una priority, lo deve essere per tutti, non solo per i giovani, perché in effetti, come voi già avete anticipato, lo anticipava anche Marinucci per Fater, però davvero tutti quanti, e a partire dai ragazzi, quella della sensibilità verso tutto quello che è verde, bio, eccetera, diventa veramente molto importante. Allora a questo punto la vostra sensibilità, sì, che lei diceva, è più facile forse da veicolare attraverso, sì, dei prodotti che già nel packaging ci dicono che sono bio, che sono fatti con agricoltura biologica, è molto più semplice. Davanti a un'azienda come Fater a tutti viene più difficile immaginare quali siano i risultati che la sostenibilità invece riesce a raggiungere quando uno pensa a pannolini, detersivi, cose di questo tipo. Invece io, parlandone con loro e ricevendo anche dall'azienda i risultati ottenuti, sono rimasta molto impressionata, molto colpita da quello che in effetti invece si riesce a fare anche in un campo così. E allora chiedo proprio al dottor Marinucci di indicarci quali sono alcuni dei risultati che hanno raggiunto grazie appunto a questi investimenti in sostenibilità. Sì, grazie della domanda. Innanzitutto il discorso della sostenibilità in Fater parte un po' da lontano, nel senso che noi, pensa, all'inizio degli anni 2000 ci trovavamo di fronte ad un dilemma. La Fater era un'azienda molto forte, con quote di mercato molto importanti, con prodotti molto diffusi come Pampers, Lines, con mercati consolidati e quindi con scarsa capacità di crescita, finanziariamente molto sana. E quindi molto spesso uno si sente, ero arrivato allora, si sente un po' come sul cocuzzo della montagna, quindi in qualsiasi direzione fa un passo va di sotto. E allora abbiamo fatto con il team di direzione e con i soci una forte riflessione su dove portare Fater negli anni 2000 e come crescere, soprattutto alla luce del fatto che stava ormai emergendo chiarissimamente il fatto che la nostra concorrenza era una concorrenza di costo più basso e qualità più bassa. E la riflessione che abbiamo fatto è stata quella di fare della sostenibilità un elemento fondamentale della strategia di crescita di Fater in questi 7-8 anni. E questo ha fatto sì che è stata fortemente internalizzata, per cui i comportamenti di sostenibilità sono quasi automatici. E nel far questo abbiamo identificato fondamentalmente quattro pilastri che ormai tutti in Fater stanno a memoria. Cioè il primo è il pilastro cosiddetto ambientale, cioè tutta l'attività, prevalentemente l'attività che noi facciamo anche per esempio nella supply chain, che è volta a ridurre l'utilizzo delle risorse. Quindi noi per esempio abbiamo in questi anni ridotto, nonostante siano aumentati i volumi di produzione, per esempio oltre il 10% l'energia che usiamo, quasi il 20% il metano. Per esempio abbiamo ridotto di 7.000 tonnellate il carico di CO2 che mettiamo nell'ambiente. Abbiamo ridotto attraverso le efficienze logistiche il numero di camion che mettiamo per strada, quindi abbiamo 7.000 camion in meno. Tutto questo ha un vantaggio per l'ambiente, ha anche un vantaggio per i costi, quindi ci ha dato delle risorse da poter investire nel secondo pilastro, che è il pilastro economico o dell'innovazione, cioè cercare di creare, e Fater in questi anni è stato veramente al centro di un network di innovazione, perché noi abbiamo innanzitutto un socio, noi siamo 50% Procter & Gamble e 50% Gruppo Angelini, quindi abbiamo dei soci che ci danno ricerca, e a questo abbiamo aggiunto anche quello che è la connessione con i studi di ricerca, con università e vari laboratori in Italia, per far sì che potevamo sviluppare innovazione con materiali sempre più
performanti, ma anche sempre più ecosostenibili. E infatti, per esempio, in questi 20 anni i pandolini Pampers hanno ridotto di oltre il 40% il peso dei materiali e sono migliorati. Noi adesso stiamo mettendo sul mercato un pandolino Pampers che riduce l'uso dei materiali del 15% ed è un prodotto migliore di quello che sostituisce. Esattamente quello che appunto cercavamo come esempio per spiegare che un'azienda che appunto sul mercato si pone con dei prodotti che sembrerebbero impossibile non avere conseguenze nell'inquinamento, nell'ambiente eccetera, in realtà investendo nella sostenibilità, nello sviluppo, nella ricerca, nell'innovazione, certo, trova un risultato positivo. E l'altro aspetto importante è per esempio il pilastro culturale, cioè quello che riguarda le persone dell'organizzazione, cioè quello che stimola all'interno di tutti noi che facciamo parte della squadra Fader e dei fornitori Fader dei comportamenti virtuosi. Facevo prima un esempio delle biciclette, ecco. Questo è uno dei tanti esempi. Fondamentalmente l'idea è che poi le persone coinvolte su questo tema, e noi abbiamo molte persone giovani in Fater, poi portino delle idee che per esempio coincidano anche con i miglioramenti nei processi produttivi. Quindi sì, è un ciclo virtuoso, noi creiamo le condizioni culturali perché le persone possono esprimersi al loro meglio, le persone si esprimono al loro meglio. Veniamo a un'azienda che invece è in un campo completamente diverso, che è DNV, ma quando ho incontrato Renato Grottola per raccontarci quello di cui avevamo parlato, mi ha stupito scoprire che nella loro fondazione, nell'atto costitutivo della loro fondazione che risale al secolo scorso, anzi a 2 secoli fa, essendo dell'Ottocento, ci fosse già la parola ambiente, quindi che l'attenzione verso l'ambiente sia per DNV, che è un'azienda nel campo della certificazione d'impresa, sia un valore fondante, non una moda, se vogliamo dire, o comunque qualcosa che è venuto nei tempi recenti perché tutti se ne stanno occupando. Allora lui ci vuole spiegare, e ce lo può spiegare molto bene, perché proprio l'ambiente è importante e perché l'atto volontario, di volontarietà a cui si sottopongono le imprese, diventa un plus. Sì, grazie per la domanda. È vero, noi siamo nati nel 1864 e nel 1864 qualcuno, non io, un norvegese, ha scritto nello statuto della fondazione, perché noi siamo una fondazione, operiamo tramite delle società, ma siamo una fondazione, che la missione di questa struttura sarebbe stata la salvaguardia della vita, della proprietà e dell'ambiente. Quindi, da un certo punto di vista, siamo contenti di vivere in questo momento nel quale il tema della sostenibilità, di cui l'attenzione verso l'ambiente è un pilastro fondamentale, non è il solo, perché se no sarebbe un'operazione riduttiva, sono al centro del dibattito. Noi cerchiamo di supportare le aziende nel testimoniare che il proprio impegno verso la sostenibilità non è un'operazione di greenwashing. Quindi abbiamo due che incidentalmente sono anche nostre clienti, nostre storiche clienti. Quindi quello che noi facciamo è supportare le aziende nel documentare, nel testimoniare a quelli che si chiamano stakeholder, alle parti interessate, quindi a tutti, non solo ai clienti, che l'impegno è vero, c'è. Per fare questo ci siamo strutturati mantenendo come caposaldo il concetto dell'indipendenza. In un contesto nel quale appunto le imprese scelgono di fare qualcosa, il valore della certificazione è premiante nella misura in cui riesce a essere credibile. E noi abbiamo degli strumenti molto concreti per cercare di mantenere la nostra indipendenza, perché in questo mondo, nel mondo della certificazione volontaria, sono le aziende che ci pagano. E quindi come facciamo, ad esempio, a essere credibili sul mercato, no? Molto spesso la classica domanda che si fa è: chi controlla il controllore? Va bene, ma voi ve la cantate, ve la suonate, vi pagano? Ecco, in realtà, ad esempio, noi accantoniamo risorse liquide pari al 65% del nostro fatturato, perché dobbiamo essere in grado di poter dire no ad un'azienda e quindi magari di non essere pagati,
senza subire nessuna conseguenza sul piano economico, cioè cerchiamo di frammentare il nostro portafoglio clienti proprio perché perdere un cliente non possa mai mettere a repentaglio la solidità finanziaria della fondazione. Oggi la certificazione è importante perché è uno strumento molto credibile per evitare il greenwashing, per distinguere. Dicevo prima che sentivo prima un relatore dire appunto che la responsabilità sociale non deve essere un qualcosa di imposto dalla legge, è vero, il concetto di volontarietà deve essere un atto volontario. Quello che invece deve fare il policy maker è creare le condizioni per le imprese per operare nell'ambito della sostenibilità, non per risolvere il tema della sostenibilità. Dicevo prima appunto che finché le imprese, soprattutto le piccole, non riusciranno ad avere i soldi della banca per poter investire, non riusciranno a investire in sostenibilità. Quello che i governi devono fare, che dovrebbero avere un orizzonte più ampio del quarter o dell'anno, è proprio mettere questi signori nelle condizioni di poter investire. Sì, mi sembra che l'orizzonte temporale poi sia una delle variabili di cui si è parlato prima, molto importante, perché la sostenibilità molto spesso non dà un risultato e non può darlo in tempi assolutamente brevi, che sarebbero quelli che vuole la banca che finanzia in questo caso, ma bisogna avere la pazienza, la fiducia di pensare ad orizzonti temporali molto più ampi, molto più lunghi, e quindi in questo si inserisce quello che lei stava dicendo, no? Cioè la necessità delle imprese. Adesso qui abbiamo due componenti pescaresi, ma sono un esempio della nazione, l'Abruzzo spunta, però davvero è un'esigenza delle imprese italiane che si pongono sul mercato e anche che, come gli altri due interlocutori dicevano, sono pronte a investire nell'innovazione, eccetera. E proprio a proposito di innovazione e di costi di questa innovazione, io tornerei con Marinucci su Fater, perché c'è un esempio interessante al quale lei prima ha fatto un piccolo riferimento. Cioè lei diceva: se io accorcio quella catena di camion che va sull'autostrada, ho meno emissioni di CO2, meno traffico sull'autostrada, poi ci guadagno anch'io ovviamente, perché non è che siamo tutti dei santi e vogliamo solo il bene dell'universo. Chiaramente l'impresa deve fare profitto, deve poter continuare a svolgere le sue mansioni. E in questo c'è una spesa che non è soltanto nella sostenibilità, ma anche nella innovazione del prodotto. E voi avete cambiato i pallet con cui caricare la merce, no? Ci può spiegare qual è stata la strategia? Il progetto a cui lei si riferisce è veramente un progetto ampio di cosiddetta supply chain, cioè come fare una supply chain più verde, per usare un termine alla moda, ma che poi costi di meno e migliori le performance. Perché in realtà nei nostri criteri di successo, quando elaboriamo questo tipo di progetti, sono che devono essere più sostenibili, devono essere più economici e devono produrre risultati migliori. Quindi è veramente multifunzionale. Per esempio, in questo caso noi avevamo un problema a 360 gradi su alcune consegne particolarmente distanti da Pescara, che comportavano per esempio un lungo tempo di attesa al nostro stabilimento, un utilizzo quindi inefficiente dei camion e chiaramente una lunghissima percorrenza sulle strade. Quello che il nostro team ha fatto è stato veramente di ripensare, non risolvere soltanto il problema dell'attesa o del camion, ma di ripensare a 360 gradi tutto il sistema. Per cui attraverso per esempio un sistema di prenotazione online, i camion vengono e vengono trattati immediatamente. Attraverso per esempio un'analisi dei flussi di merce abbiamo visto che per esempio su alcune tratte potevamo utilizzare le navi in un modo molto più forte di quanto non le utilizzavamo prima. Attraverso un'analisi dell'utilizzo dei camion, quindi dello spazio camion e della configurazione dello scaffale, abbiamo migliorato per esempio di oltre 10 punti l'utilizzo dello spazio all'interno del camion, che è una cifra enorme. Quindi abbiamo fatto un po', abbiamo quadrato il cerchio, nel senso che abbiamo ridotto i camion, abbiamo ridotto le emissioni di CO2, abbiamo risparmiato e adesso abbiamo un servizio più veloce. Ecco, quello di cui lui ci ha fatto l'esempio in realtà un esempio di come la sostenibilità si possa passare da una sostenibilità di facciata a una sostenibilità fattuale, effettiva, vera.
Sostenibilità che viene a costare, qui torno di nuovo a DNV, e che è un costo, ma che diventa un costo necessario, un costo di produzione. Lei mi diceva, noi dobbiamo spiegare a un'impresa che viene come atto volontario a chiedere una certificazione che un investimento in sostenibilità è un investimento che fa parte dei costi di produzione, che non è una cosa in più, ma diventa un atteggiamento serio, responsabile, eticamente corretto, ma non solo, necessario, indispensabile ormai, del quale si ottiene poi comunque un frutto, un risultato nel tempo. Ci può spiegare ancora un po' di più questo concetto? Beh sì, anzitutto diciamo che la certificazione è la ciliegina sulla torta di questo costo o di questo investimento, quindi è veramente la punta dell'iceberg. In realtà le imprese devono investire in maniera sostanziale, e forse in questo ancora torno al fatto che magari sistemi di incentivazione, sistemi di promozione reale promossi dalle istituzioni potrebbero sicuramente essere dei fattori di incentivazione all'adozione da parte delle imprese di politiche di sostenibilità nell'ambito delle proprie strategie. Come diceva un relatore precedentemente, essere sostenibili significa non soltanto essere rispettare tutte le leggi, e già questo in Italia purtroppo, commentavamo prima forse facendo rumore, non è assolutamente scontato, anzi uno degli elementi su cui andrebbe posta l'attenzione è fare in modo che coloro i quali rispettano le leggi siano sicuramente premiati, perché purtroppo stiamo parlando di questo. La competitività è discriminata se si continuano ad accettare situazioni nelle quali si continuano ad accettare qualcuno che è in vantaggio, esatto, perché è scorretto. E quindi il vantaggio competitivo che deriva da investimenti in sostenibilità, che sicuramente non si ottiene nel breve termine, diventa una chimera. Quindi io nella nostra esperienza professionale incontriamo tantissime aziende che hanno voglia di innovare, voglia di creare valore non soltanto per se stesse, ma di condividere questo valore nell'ambito della propria catena di fornitura, no? Mm-hmm. È stato proiettato un video di porte, si parlava del concetto di creazione di valore condiviso. Io credo che questo sia un concetto sano. Credo che questo invece sia qualcosa su cui le imprese devono puntare. Credo ad esempio che la qualità dei propri prodotti, di qualunque prodotto si parli, sia parte integrante della sostenibilità, cioè sia perché l'obiettivo è creare vantaggio competitivo, e creare vantaggio competitivo in maniera diversa, creare valore condividendolo con chi è a valle della catena di fornitura. Questo è particolarmente importante in Italia, perché l'Italia non è fatta solo di grandi aziende come quelle che sono sul palco oggi, ma di una miriade di piccolissime aziende che hanno notevoli difficoltà a gestire per esempio il tema della conformità legislativa, ma non perché non vogliono rispettare la legge, ma perché è difficilissimo rispettarla. L'impianto burocratico nel esattamente, quale molto muoversi. Spesso rispettare la legge significa compilare una serie di moduli e non salvaguardare ad esempio la sicurezza dei propri dipendenti o dei propri fornitori. Giovina Di Cecco vuole aggiungere qualcosa in proposito. Aggiungo qualcosa, non mi soffermo naturalmente sulle certificazioni che abbiamo già trattato ampiamente, no? Negli anni scorsi. Noi siamo un'azienda che ha tantissime certificazioni, ne sono 12 in tutto. Però ecco, aggiungo che oggi l'orizzonte delle certificazioni, dottor Grottola potrà confermare questa cosa, è forse proprio l'orizzonte della ISO 26000, cioè un orizzonte che ha superato la certificazione in quanto tale come sistema di gestione, ma che però consente probabilmente di tesaurizzare, no? Il patrimonio, perché è un patrimonio anche per gli operatori, per gli addetti ai lavori, riuscire a gestire, no? I sistemi di gestione, quindi abituarsi ad un modus operandi che ha
una continua spinta verso il miglioramento continuo, e quindi rimettere sotto una regia, una cabina di regia, inevitabilmente una serie di comportamenti che di per sé sono virtuosi. E quindi una notina, perché mi hanno fatto notare che sul programma culturale è stato erroneamente scritto, noi oggi pomeriggio presenteremo il progettino, no? Il nuovo progetto della ISO 26000, probabilmente nel momento in cui hanno trascritto il programma, parlando della ISO 26000 si è scritto certificazione, non è assolutamente una certificazione, quindi va chiarito, se no la comunità internazionale ci bacchetta, visto che siamo tra i primissimi ad avviare questo progetto, coerentemente ovviamente con i percorsi che abbiamo intrapreso. A proposito di progetti che vengono presentati proprio qui in occasione del salone, Fatter presenta questo progetto Rewards perché sempre tra i problemi della sostenibilità c'è anche quello poi appunto di passare da quella di facciata a quella effettiva, ma poi anche di concretamente misurarla, calibrare qual è effettivamente la sostenibilità di un'impresa e con quali metodi, con quali criteri. Sì, è vero, il progetto Reward nasce dalla volontà, dalla necessità di un gruppo di persone che ha come obiettivo quello di identificare una serie di parametri il più oggettivi possibili che possa dare un'indicazione di quanto l'azienda sia tra virgolette sostenibile. In questo senso noi ci siamo legati a questo progetto perché da un punto di vista Fater noi vogliamo avere un tipo di analisi di confronto con il mercato esterno sulla sostenibilità da due punti di vista. Primo per confrontarci e secondo per migliorarci. E in questo senso abbiamo trovato in Rewards la metodologia e l'approccio che ci ha molto soddisfatto, perché è stato un approccio veramente completo, perché non partiva soltanto da qualche attività spot, nel senso molto spesso anche sente in televisione di aziende magari considerate sostenibili che incorrono in qualche problema anche importante. Ecco, il compito di Rewards è stato proprio quello di identificare quali sono i fattori che poi gestiscono i comportamenti dell'azienda e quindi diventano anche predittivi di quello che farà l'azienda sul futuro e quindi limitare anche l'esposizione dell'azienda verso questo tipo di problemi. E in questo senso parte per esempio alcuni elementi importanti sono chiaramente i risultati ottenuti, e questo è il punto di partenza. Il secondo aspetto importante è l'ambiente di lavoro. Non a caso Rewards nasce dal Great Place to Work, e noi abbiamo contatti con loro perché l'abbiamo vinto nel 2009, e perché l'ambiente di lavoro è importante per predire il comportamento che poi ha l'azienda sulla sostenibilità. L'altro aspetto è la cultura del management. Io sono stato intervistato da una psicologa che aveva proprio l'obiettivo di capire se veramente io e il mio team di direzione aveva interiorizzato i valori e i comportamenti o era soltanto di facciata. Quindi ecco, adesso ho fatto soltanto alcuni esempi di quali sono gli elementi della metodologia, per esempio anche il confronto con gli stakeholder esterni, come noi veniamo percepiti dagli stakeholder esterni. Tutto questo ci ha portato veramente a fare una grande riflessione e quindi a legarci a Reward, perché a nostro avviso è a oggi l'unico progetto che abbiamo visto che possa dare una valenza di sostenibilità proprio come elemento competitivo delle aziende e non soltanto come greenwashing o come elemento di facciata. E proprio per la vostra esperienza internazionale, a tutti e due voi invece vorrei chiedere, la Norvegia è il vostro fondatore e non a caso era un norvegese che nel 1800 metteva l'ambiente tra le parole del vostro statuto, e De Cecco invece ha una grande esperienza e lo sappiamo nei mercati internazionali. Che cosa manca all'Italia una volta che si trova in una competition di più alto livello, europea o mondiale, quando ci presentiamo in temi di sostenibilità? Perché io lavoro in un telegiornale, allora l'immagine di Napoli con quei quintali di rifiuti non è una cosa che sfugge all'occhio del consumatore, del turista, di colui che sta per fare le valigie e venire in Italia. Cioè è molto difficile, immagino, riuscire a confrontarsi con una realtà in cui la tutela dell'ambiente, non dimostra che il nostro paese non dimostra di essere sempre all'altezza. A, delle promesse, B, addirittura direi della normale gestione del tutti i giorni, ahimè. E allora invece dal punto di vista del mercato, quindi delle imprese, qual è
l'elemento che contraddistingue le nostre imprese sul mercato e anche, come dire, qual è quello che ci manca, perché quello poi è importante da recuperare. Rispondo io. Dottoressa, all'Italia, alle aziende italiane non manca assolutamente nulla, c'è molto impegno. Noi abbiamo, credo che per gli italiani sia premiante, per le aziende italiane, avere soprattutto una forte identità culturale. Noi ce l'abbiamo, l'Italia ha valori profondi, radicati e condivisi. E vede, oggi c'è un po' la riscoperta della territorialità, al di là poi dei grossi problemi, perché ci sono delle criticità in campo ambientale, però è sui valori che ci confrontiamo fuori. Dicevamo prima, lei insomma mi aveva detto che ha apprezzato molto per sua esperienza diretta la presenza di De Cecco in America, e mi ha colpito molto che lei ha detto la vostra, diciamo così, la donnina non la toccate mai. Mi ha detto questa cosa che io sento ripetere da tante persone con cui vengo in contatto, clienti, consumatori all'estero. Guardi, questa è l'Italia, una profonda identità, un valore grandissimo. Siamo riconosciuti all'estero come azienda che esprime valori. L'italianità, il Made in Italy, è una cosa, non è più una scommessa, è già un fatto. Non a caso nella internazionalità noi siamo stati forse antesignani, no, del Made in Italy. Oggi c'è la riscoperta, proprio per quello che riesce a veicolare. Eravamo presenti fin dalla fine dell'Ottocento, pensi un po' come poteva essere la tecnologia di quei tempi, i servizi infrastrutturali, la qualità stessa, l'innovazione tecnologica. Eppure eravamo presenti. La World Columbian Commission nel 1893 avevano organizzato dei festeggiamenti, una fiera internazionale in occasione del quarto centenario della scoperta dell'America, e pensi, la De Cecco era presente. La World Columbian Commission ha premiato la pasta De Cecco per la manifattura superiore, il colore e la tenacità dopo la cottura. Lo dico con grande orgoglio, perché da allora ad oggi noi oggi siamo l'unico produttore di pasta che ha certificato la qualità distintiva di alcuni parametri qualitativi, quindi in netta coerenza. Quindi speriamo, io sono convinta, anche guardando i risultati, il mercato statunitense nell'esercizio 2010 è stato veramente, c'è stata un'esplosione, siamo andati fortissimi. In generale, l'ho fatto vedere i dati, veramente è stata straordinaria la performance di De Cecco. Speriamo che continui ad essere premiante, speriamo di diventare sempre più bravi a dimostrare la visione olistica della responsabilità sociale che abbiamo e su cui vogliamo continuare a crescere. No, è una domanda parapolitica, però rispondo, nel senso, sono d'accordo, alle imprese italiane non manca nulla, prese individualmente, al sistema paese manca un po' di credibilità. Questo è quello che da italiano, che ha viaggiato moltissimo, adesso un po' meno, ma andare in giro per il mondo e sentirsi fare certe domande, le assicuro, non è piacevole. Quando poi si hanno all'interno del sistema paese eccellenze italiane che invece sono assolutamente riconosciute come individualità. A noi manca la capacità di fare gruppo, e questo non è un problema di colore politico, ma è proprio un problema politico. E finché non si risolverà questo problema politico, avremo un gap da colmare, che colmiamo, guarda caso, solo quando abbiamo dei brand che da soli sono in grado di affermarsi, e quindi abbiamo De Cecco, abbiamo altri brand che sono sinonimo di eccellenza, perché le aziende italiane, quelle conosciute all'estero, sono sostanzialmente sinonimo di eccellenza. Evitiamo di fare nomi. Quindi quello che possiamo fare è sostanzialmente cercare di far capire ai signori che ci governano che sono loro che dovrebbero avere una visione che va oltre il mandato elettorale, e che dovrebbero mettersi d'accordo per creare i presupposti per fare in modo che queste aziende investano, e investano in innovazione. Quando noi negli anni 60 eravamo conosciuti in tutto il mondo, lo eravamo perché investivamo in innovazione. In quel momento le macchine a controllo numerico erano la Apple,
e noi avevamo tutte queste aziende. Abbiamo smesso di investire in ricerca e sviluppo, possiamo solo colmare questo gap laddove esistono dei brand che fanno della tradizione un fattore fondamentale, che riescono a mettere innovazione nella tradizione. Per fortuna lei ha riportato la domanda non a livello politico, cosa nella quale io assolutamente non volevo inoltrarmi volutamente, ma mi è sembrata molto interessante la vostra risposta e soprattutto il sottolineare di come insomma ci sono comunque alcuni che ce la fanno, le grandi eccellenze che ce la fanno, e altri che invece avrebbero comunque bisogno di un'infrastruttura e di un governo di qualsiasi colore che fosse più attento ai temi di cui abbiamo parlato questa mattina, e li riassumo tutti da questa mattina appunto, quindi in generale quelli della sostenibilità. La nostra seconda parte si conclude qui, c'è però una terza parte che è relativa invece a dei premi, e quindi io vi ringrazio, Giovina Di Cecco, Renato Grottola e Roberto Marinucci, per essere stati qui sul palco questa mattina. Davvero grazie mille, sono stati molto interessanti i vostri interventi. E chiamo sul palco invece a questo punto i rappresentanti del gruppo promotore per i premi, e sono Carlo Lio, Andrea Mascaretti, Alessandro Beda e Rossella Sobrero, e lascio a loro il palco e vi ringrazio moltissimo dell'attenzione. Grazie Carina. Il gruppo promotore, forse lo ricorderete, è fatto da Regione, Provincia, ma anche da Milano Metropoli, Agenzie di Sviluppo, da Bic La Fucina, da Fondazione Sodalitas e da Coinetica. Andrea Mascaretti di Bic La Fucina, per un problema dell'ultimo minuto non può essere presente, ma abbiamo con grande piacere con noi Carlo Lio, amministratore delegato di Milano Metropoli, e Alessandro Beda, Fondazione Sodalitas. Questa è la parte più leggera, la più divertente. Chiedo ai ragazzi di avere pazienza e di stare qui ancora un pochettino con noi. Abbiamo il piacere di presentare e di premiare chi ha partecipato a due iniziative nuove, che sono due premi che vengono dati per la prima volta quest'anno al Salone, e invece di riproporre un'altra volta la premiazione, l'abbiamo già fatto l'anno scorso, agli studenti universitari che hanno scritto dei racconti. Quindi chiamiamo le due studentesse che hanno scritto i due racconti vincitori, che sono Martina... Aspettate che... Martina Dei Cas e Carlotta Dante. Dai un applauso, siamo rimasti qua in pochi. Ecco, per premiare Martina, che è vincitrice niente proprio di meno che di una bicicletta, chiamerei sul palco Gino Schiona, che è il direttore generale del CIL, che è il Consorzio Italiano Imballaggi, che per il secondo anno ci ha gentilmente fatto avere una bicicletta. Adesso la bicicletta c'è, finché Gino Schiona dice perché CIAL tutti gli anni ci regala questa meravigliosa bicicletta, la vado a prendere. Beh, volentieri. Intanto buongiorno a tutti. Affianchiamo ormai questo salone, questo impegno nel divulgare anche gli impegni sociali non solo delle imprese ma delle persone, delle organizzazioni, perché il nostro è un impegno sul fronte ambientale che coinvolge evidentemente anche la parte economica e sociale, quindi sono i famosi pilastri che vengono citati a più non posso. Noi ovviamente ci occupiamo in Italia di favorire la raccolta differenziata e il riciclo degli imballaggi in alluminio, e ovviamente interlochiamo con i comuni, con i cittadini, con diversi pubblici, con gli enti locali, con le imprese soprattutto che fanno parte del consorzio. E quindi promuoviamo la prevenzione innanzitutto, ancora prima di produrre le cose è meglio non evitare di produrle, e dopo bisogna raccoglierle e riciclarle. La ricicletta è un emblema, perché è un paradigma dell'applicazione dell'alluminio riciclato. Dopo la raccolta differenziata, con le lattine, con le vaschette, le scatolette e il foglio d'alluminio, si producono degli oggetti. In questo caso l'alluminio ha delle performance incredibili, perché le qualità dell'alluminio riciclato sono pari a quelle dell'alluminio che viene prodotto da estrazione,
E quindi questo è un paradigma anche dell'impegno nostro, ma in generale anche dei cittadini, è la concretizzazione dell'impegno dei cittadini sulla raccolta differenziata. Quindi solo due parole, ho letto anch'io i racconti, ma in particolare quello di Martina, è un bel racconto. Ho fatto parte della giuria, quindi credo che in generale tutti i lavori siano degli ottimi lavori. Mi fa piacere che siano due ragazze, lo sottolineo, quindi due donne qui sopra, sul palco, e quindi niente, lo consegno formalmente, ma poi lascio loro. Carlo Lio insieme a Gino Schiona. Perfetto. Consegna formalmente la bicicletta a Martina. Esatto. Martina, non allora siete direi a scendere che facciamo così magari. E quindi... Grazie mille di cuore a tutti, grazie mille a voi soprattutto per l'organizzazione di questo concorso, soprattutto visto che il tema era volontariato. Molto spesso si dice che i giovani non hanno volontà, non hanno determinazione. Io penso che questo sia un modo per darci l'opportunità di esprimerci, quindi grazie di cuore, veramente. Bellissimo, grazie. Chiedo Angelo Perrino, che dovrebbe essere in sala, eccolo. Dall'anno scorso abbiamo introdotto un secondo premio, che è uno stage ad Affari Italiani. Prego, ad Affari Italiani. Quindi il primo premio è la ricicletta. Il secondo premio viene dato da Affari Italiani sulla base anche di una scelta non solo dei contenuti, ma anche dello stile più giornalistico, diciamo. Quindi lascio Angelo Perrino un minuto per dirci come mai anche quest'anno ci affianca, e poi a Carlotta Addante di dirci perché ha scelto di parlare, di fare questo racconto. Prego Angelo. Grazie, vi saluto, vi ringrazio. Noi appunto crediamo molto nel sociale. Affari Italiani è un quottidiano online, è stato il primo, è nato nel 96, registrazione del Tribunale di Milano, prima testata online, e direi l'unico giornale che ha una sezione dedicata al sociale, che si chiama appunto Il Sociale, e che ha pari dignità rispetto alla politica, all'economia, alla cronaca. Quindi non è un sociale messo in un angolino come spazio della lettere dei lettori o una rubrica periodica. Questo per dire che appunto sul sociale ci siamo e ci piace accompagnare tutti gli anni questa bellissima iniziativa in Bocconi e diciamo affiancarvi in questa premiazione, perché premiare chi scrive è proprio, diciamo, quello di scrivere un'attività che assomiglia alla nostra. Adesso i giornali non sono più solo scritti ma sono multimediali, però la scrittura rimane il fattore chiave della professione giornalistica. Ci è piaciuto molto questo piccolo racconto di Carlotta, che ha proprio uno stile giornalistico molto asciutto, molto essenziale, molto anglosassone. Grazie, complimenti. Grazie per i complimenti. Questo racconto è nato perché sono stata alla Bartolomeo, che è la società di volontariato di cui io parlo nel racconto, in realtà perché frequentando il master in giornalismo cercavo delle informazioni per un pezzo, che poi alla fine non mi sono servite, però la storia era bella e quindi ho preso insomma questa possibilità di raccontare questa storia con il premio di oggi, ecco. Quindi parla di invisibili a Torino. un tema anche sì, perché questa associazione di volontariato, che è la Bartolomeo EC appunto, nata più di 40 anni fa a Torino, si occupa appunto di dare assistenza principalmente ai senza tetto, ed è una realtà insomma abbastanza difficile. Carlotta riceverà come premio uno stage e poi un magnifico attestato che in questo momento non trovo, però ti devi fidare che c'è. Ecco. Quindi ringraziamo poi per la bicicletta, ecco, vediamo cosa fare e passiamo velocemente al... Potete andare, grazie. Passiamo velocemente, prima poi di passare la parola a Carlo Lio e Alessandro Beda, a premiare l'impresa sociale che più si è distinta
tra quelle che sono state per, in questa prima edizione del premio, segnalate dal Comitato d'Onore. Ci tengo a dire che abbiamo scelto come prima edizione di Dal Dire al Fare Impresa Sociale non di mettere un bando pubblico, ma di chiedere ai membri del Comitato d'Onore di segnalare imprese sociali, in questo caso, che secondo loro avevano un particolare merito, che era quello di attivare dei progetti innovativi, attivarli spesso da soli, ma anche tante volte con la collaborazione di enti pubblici oppure di fondazioni oppure ancora di imprese profit. Quindi chiamo sul palco per il premio Dal Dire al Fare Impresa Sociale la cooperativa Cauto, ritira la targa Anna Brescianini. Prego. Facciamo consegnare la targa da Carlo Lio, ecco, aspetta, tiriamola un po' su. Ecco, è la vostra, una cooperativa, solo sono di Brescia, giusto? Non notissima, che però invece i giurati hanno trovato estremamente interessante. Ci dice proprio in una parola che cosa fa Cauto, e è un po' la ragione per la quale vi abbiamo premiato. Grazie, siamo completamente in tema con i premi, con gli argomenti di oggi. Noi nasciamo da una cooperativa di senza tetto, di senza fissa dimora nel 95, e per cui siamo molto contenti sia stato premiato anche un racconto sui senza fissa dimora, perché è l'utenza a cui teniamo di più. E nasciamo nell'ambito del riciclo, quindi da un'esperienza dell'ortomercato di Brescia che decide di affidare dei servizi di raccolta differenziata, e da lì ci sviluppiamo, diciamo, nell'ambito della raccolta, della gestione agroecologica e poi nel recupero di alimenti dalla grande distribuzione. Infatti il premio è arrivato anche legato ad un progetto che si intitola Il Pane che Unisce, che abbiamo sviluppato nel 2010 e nel 2011 in collaborazione con la Fondazione Telecom Italia, che ha tenuto il progetto e l'ha finanziato, legato al recupero alimentare, quindi prevenzione dello spreco alimentare, cernita, selezione con il volontariato e distribuzione agli enti sociali del territorio. Quindi è un, l'hanno definito un win-win-win, perché vince l'ambiente, vince l'economia, perché la grande distribuzione risparmia, e vince la società civile, perché le associazioni sono circa 80 oggi e recuperiamo per 3.000 pasti settimanali, quindi 3.000 persone che... Grazie, grazie molte. Ecco, tra l'altro, come avete visto, ritornano tutti i temi, no? Abbiamo parlato di raccolta differenziata, di attenzione all'ambiente. Siamo tutti perfettamente in linea con i principi del nostro salone. Ultima premiazione è il premio Dal Dire al Fare Pubblica Amministrazione, che è stato vinto dalla Camera di Commercio di Rimini, ritira il premio, che è la targa, Deborah Sartini. Prego, Deborah. La targa viene consegnata da Alessandro Beda di Sodalitas. Complimenti, direi che la Camera di Commercio di Rimini ormai da anni fa tantissime cose sulla sostenibilità, anzi è un po' il campione italiano delle Camere di Commercio sul tema della responsabilità sociale, quindi mai questo premio è stato meglio assegnato. Sì. Io ringrazio molto per questo premio, che naturalmente noi riceviamo anche grazie alle imprese che poi ci seguono nei progetti che da diversi anni stiamo sviluppando, e nonché il braccio operativo che ci dà l'Associazione Figli del Mondo, ma direi soprattutto, insomma, le imprese che da tanto tempo ci seguono. Grazie, io direi, mi fa piacere dire che anche questo premio nasceva dalle segnalazioni del Comitato d'Onore,
che, lo dico per mettere un po' di pepe, avete vinto per pochissimo, perché con un voto in meno è arrivata la Camera di Commercio di Ancona, che fa come voi progetti magari diversi, però con questo spirito. Anche la Camera di Commercio di Milano ha preso, poi vabbè, alcuni comuni, ci sono due regioni, però voglio dire, le Camere di Commercio sono tra i soggetti che più stimolano gli imprenditori, e quindi a Rimini hanno trovato un terreno fertile, e ci fa piacere che la giuria, che è una giuria che si è riunita diciamo virtualmente, ma che ha personaggi illustri di ogni parte d'Italia, ha premiato, vedete, tutte le giurie si sono svolte, come ripeto, attraverso una votazione in formato elettronico, quindi non ci sono state influenze, ed hanno vinto Trento, ha vinto Torino, parliamo delle due ragazze di prima, ha vinto Rimini, ha vinto Brescia. Non ci possono dire che siamo milanocentrici, eh? Almeno questo ce lo riconoscete. No, scherzo, ci fa molto piacere che sul territorio ci siano tante esperienze così belle, così positive da poter premiare. Bene, ringrazio per la partecipazione Rimini e la cooperativa Cauto, lascio la parola a Carlo Lio. Grazie, brevemente, mentre salutiamo giustamente le signore, volevo dire che Milano Metropoli domani, nella giornata di domani, quindi non voglio tediarvi in questo momento, presenta a questo salone e non a caso il progetto APEA, aree produttive ecologicamente attrezzate, un progetto rivolto al territorio, quindi al mondo dell'impresa e le istituzioni, per dimostrare che si può coniugare da una parte la tutela e lo sviluppo del territorio, la valorizzazione del territorio, dall'altra che si può continuare a investire rendendo economico l'intervento e l'investimento. Un progetto molto importante e molto significativo sul quale Milano Metropoli è impegnata, e domani, nella mattinata di domani, presentiamo anche insieme ai rappresentanti della Regione Emilia, della Regione Toscana, delle imprese già realizzate. Quindi vogliamo continuare nel solco di questa mattinata, e abbiamo ascoltato sicuramente relazioni e testimonianze importanti. C'è bisogno certamente di responsabilità sociale, ma soprattutto anche di tutela ambientale, quello che noi cerchiamo di fare nel nostro piccolo, rivolgendoci al territorio milanese. Grazie. Ma solo da parte di Sodalitas una segnalazione, ho con stamattina parte la due giorni dal dire al fare, dove c'è un incontro, un dialogo tra il mondo dell'impresa, i giovani e tutto il mondo del sociale. Sodalitas cerca di impegnarsi a far sì che questo incontro non finisca in questi due giorni, ma in qualche maniera continui. Voi sapete che, specialmente quello che interessa ai giovani, che il tema della CSR è un tema giovane, e quindi come tutte, anche per le imprese e per le istituzioni, e come tutti i temi giovani, ha bisogno di innovazione. L'innovazione è la parola guida per sviluppare la CSR nelle imprese e nelle istituzioni. Per l'innovazione occorrono idee nuove e persone nuove. Quindi dai giovani di eccellenza che sono qui e quindi frequenteranno questi due giorni, si richiede proprio una spinta al futuro, e quindi un continuare il dialogo tra questi giovani di eccellenza, le idee che potranno portare, e il mondo delle imprese e delle istituzioni. Come cercare, come il Sodalitas può impegnare a farlo? Direi nel suo piccolo in due situazioni. Sodalitas dispone del più grosso database europeo di casistica e di buone pratiche aziendali sulla CSR. Se vi collegate, lo dico a tutti i giovani, a Sodalitas Solution, trovate più di 1000 casi di attività di azienda nella responsabilità sociale, e questo può servirvi per le vostre ricerche, per le vostre idee, per proporre nuove idee e nuovi strumenti. In secondo, quello che vi chiediamo, Sodalitas ha aperto una pagina in Facebook dove gradiremmo che voi portate le vostre esperienze, le vostre idee, le vostre possibilità di gestire un rapporto diretto con le imprese. Sodalitas si farà carico proprio di rispondervi e di cercare di avviare questo dialogo tra i giovani eccellenti che parlano di CSR e il mondo delle imprese e delle istituzioni. Se ci passate questi consigli, noi cercheremo di attivarli e di mandarli avanti. Vi ringrazio. Grazie.
Allora, stiamo qui tutti ancora un minuto. Venite ragazzi, che siete stati protagonisti, satelo fino in fondo, non siete timidi. Che insieme diciamo due parole su queste due giornate, che come avete visto dal programma sono veramente dense di impegni. Tutti gli anni, e lo sanno anche i colleghi del gruppo promotore, diciamo facciamo meno eventi, perché sennò ce n'è troppi. E tutti gli anni poi il Salone è diventato attrattore di eventi anche non suoi, nel senso che sono promossi da altre organizzazioni ma che hanno piacere di svilupparsi all'interno del Salone. Quest'anno mi fa piacere dire una grande novità: abbiamo due spettacoli, anche perché siamo anche un po' stufi di pensare che la CSR sia una cosa sì bella ma anche un pochettino noiosa. No, invece la CSR è una cosa bella, divertente, cambiare gli stili di vita, cercare di renderci tutti più partecipi. Quindi abbiamo pensato che ospitare Acquamundi, che è uno spettacolo di Coppa che ci sarà oggi pomeriggio, e Autocritica, che è uno spettacolo fatto dal gruppo coordinato da Enzo Argante, fosse una piacevole modo di riparlare degli stessi temi. Quindi questa è un po' la novità di quest'anno. Abbiamo il piacere poi di avere una ventina di eventi speciali tutti a tema, qualcuno è stato ricordato, per esempio De Cecco fa un approfondimento sull'ISO 26000, per esempio Ferrero presenta per il suo rapporto di sostenibilità, ci fa molto piacere che un'azienda importante come Ferrero lo faccia qui, Philips parla di una serie di progetti che fa a favore delle città, cioè veramente ci sono tantissime cose. Avete visto che il programma è diviso in quattro sezioni, abbiamo scelto di dare dei temi, delle piste che sono coesione sociale, valorizzazione delle persone, competitività sostenibile e sostenibilità ambientale. Quindi per la prima volta il Salone accompagna i visitatori in questa, non posso dirlo io, ma questa bellissima mostra multimediale in quattro sezioni diverse, perché questi sono poi i quattro pilastri della sostenibilità. Quindi il programma è ricco, ci saranno molte attività con i giovani, alcuni ragazzi presenteranno i loro lavori fatti con le imprese all'interno dei laboratori. Un flash veloce, che cosa avete trovato stamattina di interessante? Questo, vediamo la vostra spontaneità, dai. Ma guardi, io ormai studio qui in Bocconi da 5 anni, quindi conosco il professor Berrini, sono un suo studente, quindi vengo qui tutti gli anni. E mi piacerebbe sempre di più avere la possibilità appunto di favorire la nascita di idee, soprattutto idee che nascono da noi giovani e che possono arrivare effettivamente alle imprese, alle istituzioni non profit e ai decisori pubblici. Quindi un coinvolgimento sia ancora più attivo e più dinamico. Paolo certamente era avvantaggiato, ecco, diciamo, però lo spirito che ci ha diciamo, condotto a strutturare questa edizione è proprio nato da questo, no? Cioè mettere in contatto vero e chiedere ai ragazzi un po' le loro idee. Andrea, una cosa veloce. Cosa ti piacerebbe al Salone? No, sono molto soddisfatto, è la prima volta che partecipo a questo evento e comunque trovo molto importante che imprese importanti abbiano parlato a studenti, quindi noi siamo il futuro e ci hanno passato delle idee molto, molto costruttive. Beh, mi sembra che le imprese siano state sempre, anche in questa fase di abbinamento, no? Lavoro degli studenti eccetera, veramente desiderose di questo scambio con i ragazzi, quindi un bel segnale positivo. Elena, Dorotea, Chiara, veloci. Sì, sono felice di sapere che la sostenibilità crea valore e soprattutto che ci siano aziende in Italia che ci credono molto. Mi piacerebbe l'anno prossimo vedere giovani che effettivamente prendono parte allo sviluppo di piani di sostenibilità per innalzare la qualità dei prodotti italiani e che quindi non ci siano solo gli studenti ma poi magari degli studenti che effettivamente hanno lavorato con le imprese. È il terzo anno che partecipo al Salone e ogni anno, ogni volta ci sono sempre opportunità in più e noi giovani siamo finalmente protagonisti e a contatto con le aziende possiamo, insomma, vediamo il nostro futuro davvero migliore, quindi un'ottima occasione. È infatti bello questa possibilità di avere un contatto diretto con le imprese ma anche con le pubbliche amministrazioni e venire a conoscenza anche di progetti dei quali probabilmente se ne parla anche non moltissimo, non mai abbastanza, sì.
È stato bello infatti vedere che tutti sono sono stati sensibilizzati proprio a questo problema, ed è stato bello vedere che le imprese concretamente stanno facendo qualcosa e quindi non sono solo parole ma sono anche fatti. Ma io sono qui per uno scopo assolutamente personale, perché la mia tesi riguarderà la CSR e quindi è proprio importante vedere nella praticità quanto le imprese siano coinvolte e anche appunto, come diceva Chiara, le pubbliche amministrazioni e gli enti regionali che appunto partecipano attivamente in questo processo. Quindi avete capito che Roberta è venuta per interesse. No, scherzo. No, a parte tutti gli studenti che di solito, e sono sempre di più, fanno tesi sulla CSR, naturalmente cercano di poter parlare con delle imprese che diano loro dei spunti, che gli diano dei suggerimenti. Quindi mi sembra giusto che il Salone offra questa possibilità. Io ringrazio chi ha resistito fino in fondo, mi spiace perché la parte della premiazione è anche la più divertente, la più leggera, però capisco che stare qui dalla mattina alle 9:30 fa poi un po' perdere l'attenzione nell'ultima fase. Vi ringrazio tutti, vi ricordo che alle 14 iniziano i programmi del pomeriggio. Grazie, alla prossima edizione.